Bene, allora buonasera a tutti. Dunque, questa settimana abbiamo tre commissioni e come si era definito l'altra, all'ultima commissione, l'ufficio ci ha trasmesso attraverso un link di WeTransfer la documentazione relativa alle osservazioni cartografiche, che è comprensiva del registro dell'osservazione che è stata presentata dagli osservanti, della modifica qualora accolta o non accolta nell'istruttoria dell'ufficio. Le modifiche sono per quel che riguarda le osservazioni esaminate dalla 1 alla 345 in relazione alla categoria, che quindi quella della modifica cartografica che stiamo esaminando. Non so se l'assessore o l'ufficio vogliono integrare questa descrizione qui, se no si può procedere una per una. Volevo Ah, no? fare una precisazione per quelle, posso, per le osservazioni cartografiche che vi sono state mandate. Vi sono state, noi stiamo facendo un lavoro di ricontrollo se la modifica cartografica è corretta. Quindi, quando ne discuteremo, ci sta che salteremo, noi ci stiamo lavorando chiaramente tutti i giorni, ma ci sta che salteremo da un numero all'altro in funzione se abbiamo visto che c'è da fare una correzione, che quindi dobbiamo trasmetterla a Cinquini che provveda a aggiornare le tavole. Ma queste Jacopo. qui, quando si visioneranno queste? Perché io devo ritirare il cartaceo, Voi eh? avete già un blocco che vanno bene, il blocco che voi avete vanno benissimo, le abbiamo ricontrollate, non ce l'avete tutte, avete il registro delle osservazioni completo. Poi vi sono state mandate delle osservazioni, le osservazioni tutte, le modifiche cartografiche però non sono tutte, sono un blocco, saranno circa una trentina, ora non mi ricordo il numero preciso. Quelle vanno bene e le possiamo esaminare. Però rispetto al registro può darsi che non ci sia, come dire, una che qualcheduna venga saltata perché l'abbiamo rimandata perché non era corretta. Vabbè, non c'è l'ordine cronologico, ok. Vabbè, vabbè. Sì. Mi No, sembra. l'ordine cronologico non c'è mai Sì, perché, va capito? bene. Ma Perdonatemi, io forse. onestamente. Alberto. Io il registro delle osservazioni non ce l'ho, cioè io ho tre documenti, le osservazioni protocollate, delle osservazioni con la previsione delle correzioni apportate, via, e il registro vecchio sulla scorta delle vecchie osservazioni, sulla scorta degli interventi modificato. Non l'ho il registro delle osservazioni cartografiche io, eh. Aspetta un attimo, sento un attimo Stefano dell'ufficio per sapere di preciso, aspetta. Non risulta, eh? Non risulta, dice che è stato inviato tutto, Alberto. Ma io ho tre documenti, ho scaricato tutti i file. Stefano, ciao. Ho Ciao, il ciao. registro delle osservazioni che abbiamo chiuso la volta scorsa con integrato di tutte le nostre varie considerazioni. Poi ho No, no. l'elenco delle osservazioni e quelle che diceva la Manola con la proposta, però non ho un elenco delle osservazioni io, cartografiche. Se non ho sbagliato, il registro è quello nuovo e in cima c'è scritto cartografica. Vado a vedere, perché l'ho fatti tutti. Ti dovrebbe tornare, Alberto, che c'è un registro e poi due file zip. Se ce li hanno gli altri, ce l'hai anche te, Alberto. Te li manda tutti insieme, Stefano, la mandate. Ma io non ho capito come allora queste osservazioni qui, perché io ho l'osservazione che ha fatto, io guardiamo la prima osservazione, cioè l'osservazione che ha presentato Aspetta, numero aspetta, 3. aspetta, Numero 3. Riccardo. Aspetta, perché Alberto dice che c'è un altro tipo di problema. Antonella, sono quelle che mi stampi a me queste. Sì, tesoro. Sono stampate, ciao. Sono segreterie. Solo per te.
Grazie, perché io con questo telefono, se devo Vai guardare quello, tranquilla. posso stampare. Vai. Sono in segreteria, cioè. Oh, l'ho trovato. Vai, l'ho trovato, scusate, l'ho trovato. A posto. Ciao a tutti. No, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Ah, sì, hai ragione. Voglio dire, prendiamo la prima osservazione, no? L'osservazione numero 3. Io ho quell'osservazione che ha fatto l'osservante, va bene? Ce n'ho un'altra di osservazioni, che c'è una cartina, c'è Bravo. una mappa, diciamo così. Sì. Che sarebbe quella mappa? Io non ce l'ho quello che ha risposto, quello che dicevate voi, la modifica o meno, io non ce l'ho. Guardiamo l'osservazione 3, se l'abbiamo tutti davanti per curiosità. Nella prima c'è l'osservazione che è stata fatta, nella seconda c'è una cartografia, non so come la chiamate. Dovrebbe essere la cartografia modificata, Riccardo, a seguito C'è dell'accoglimento dello scritto. solamente la cartografia, non c'è scritto nulla. Lo scritto ce l'hai nel registro. Nel registro c'hai l'istruttoria da Dovrebbe essere accoglimento. adottato e modificato. Eccolo qua, Ah, vedi? Me lo perfetto, la vedi? cartografia adottata e modificata, però non c'è scritto niente. Via, quello che dice Jacopo, l'ho scritto non l'ho nel registro. L'ho scritto, cioè Esatto. l'istruttore, l'hai nel registro, perché il tipo di osservazione riguardava proprio la campitura della carta, in questo caso. Ok. Bene. Presidente, io non ho da aggiungere altro, nel senso che mi sembra più agevole Sì, invitare entrare all'esame e vedere direttamente come funziona il lavoro che è stato fatto dall'ufficio. Procediamo pure. Allora, la prima osservazione di questa tipologia cartografica è appunto l'osservazione numero 3, dove il cittadino, proprietario dell'edificio dove una volta c'era l'ufficio postale a Casoli, fa presente che da anni ormai quell'ufficio postale non c'è più e che quindi la classificazione che era stata data di F4 in sede di adozione va corretta. L'istruttoria è di accoglimento. E quindi possiamo andare a vedere che l'edificio originariamente indicato come F4 in sede di adozione viene, diciamo, inserito nel tessuto edilizio che caratterizza quella parte di Casoli. Vedete, si passa da F4 a RB in linea con il tessuto che c'è intorno. Poi, Non ho capito, si passa da F4? F4 indica l'esistenza di una Uguale, nelle due F4. cartine. Allora, F4 è una simbologia che indica la presenza di un edificio di interesse pubblico, no? Il cittadino proprietario dell'immobile dove una volta c'era l'ufficio postale di Casoli dice: non mi potete classificare come F4 quell'edificio perché oggi quell'edificio non ha più quel tipo di destinazione di ufficio postale. Sì, E ma ho quindi capito bene, ma non riesco a capire la differenza. Mi sembravano uguali. Dov'è quello? Non l'ho visto. torniamo all'adozione. Lo vedi che c'è questo F4 celestino piccolino a destra? Questo, no, questo, quello sopra, questo. Ah, Lo ecco, vedi? no, guarda, ne guardavo un altro, scusa, ecco, per Perché ce ne questo. sono due a Guarda, sì. e niente, è stato messo nel tessuto normale, insomma, come gli altri. Sì, ma io ne guardavo un altro, guardavo quello sotto e l'ho visto uguale. Ok. Ok, poi osservazione numero 4. Ovviamente, Presidente, io vado avanti, poi quando c'è l'esigenza di fermarsi, Sì, se possibile al solito commissari si prenotino, altrimenti insomma, si capisce, no? Nello svolgersi del dibattito se c'è qualcuno che vuole intervenire. Allora, l'osservazione numero 4 è divisa in due parti. La prima parte l'abbiamo già esaminata in altra sede. La seconda parte invece riguarda un errore di cui ci ha già parlato Fabrizio Cinquini, del
derivante proprio da un problema di sovrapposizione materiale, diciamo, in sede di stesura del piano, per cui tutta una serie di aree che dovevano risultare classificate P2 sono state in realtà classificate P4. P2 fa in... il contrario, Simone. Sì. Sì, classificazione da P4 a P2, no? Antonella? Sì, no, avevo capito che tu avevi detto il contrario. No. Una serie di aree da classificarsi P2 sono state classificate P4, giusto? Ok. Oh, ok. E niente, quindi al netto della parte di osservazione che abbiamo già visto, se capisco bene, su questa parte ovviamente l'osservazione è totalmente accolta. Quindi non lo so se vogliamo far vedere, ecco, questo è lo stato modificato, qui c'era scritto P4, in realtà questa è un'area P2, ma questo è proprio un errore materiale, come ci ha già spiegato Fabrizio Cinquini in un'altra occasione. Allora, osservazione numero... No, ma scusa, non è finita l'osservazione, perché questa è parzialmente accolta. È parzialmente accolta perché c'è una parte che abbiamo già esaminato in un'altra Oggi sono tilt. Poi, osservazione numero 5. Allora, qui sostanzialmente si chiede che alcune pertinenze facenti parte di un fabbricato vengano, diciamo così, collocate correttamente nell'ambito della riserva del fabbricato. E questo porta ad una riperimetrazione di, se capisco bene, alcuni spazi indicati con F2, cioè come attrezzature sportive di progetto. E siccome l'osservazione è interamente accolta, merita di essere vista direttamente su, appunto, sulla planimetria. Andiamo a vedere lo stato adottato. Ecco, questo è lo stato adottato. Vedete, con questa previsione di F2, questo è lo stato di progetto. Quindi vedete, quest'area è stata scorporata dalla previsione F2 perché è stato riconosciuto che fa parte, diciamo, di un'area pertinenziale di un fabbricato che è interno invece all'area P2. Poi, osservazione numero 7. Viene chiesto che... Simone, sì? Questo qui... Aspetta, ce l'avete il 7? No, scusate, che sto guardando l'elenco. Mi sa che la 7 bisogna saltarla, che è tra quelle che vanno riviste perché non ci abbiamo la modifica cartografica. Però... No, non c'è la modifica cartografica. Esatto. L'unica cosa, vista la natura dell'osservazione, io se volete accenno poi quando c'è la modifica cartografica ve la facciamo vedere, ma sostanzialmente il cittadino ci chiede solo di inserire nel patrimonio conoscitivo del comune il fatto che esistevano delle cave storiche nel comune di Camaiore. E tra l'altro il cittadino, insomma, è un rappresentante del gruppo archeologico. Quindi sì, andranno fatte le modifiche cartografiche del caso, ma credo che la commissione, no, non abbia nulla in contrario se riconosciamo a livello di patrimonio territoriale, no, l'esistenza di queste cave, insomma. Scusa, Simone, volevo dire una cosa a integrazione. La carta del patrimonio territoriale non è nel piano operativo, ma è nel piano strutturale. Quindi noi dovremo andare a aggiornare il quadro conoscitivo del piano strutturale. Ecco perché non avete le modifiche cartografiche, perché sono quelle del PS. Poi definiremo come fare per accogliere questa osservazione.
Appunto, io volevo capire allora che c'entra qui nel piano operativo. Non ho capito che No, c'entra. voglio dire, se è una modifica al piano conoscitivo, no? Cioè, ha È senso che... stata presentata, cioè il cittadino l'ha presentata per il piano operativo che vogliamo accoglierlo, perché tra l'altro il cittadino ha Certo. fatto un lavoro importantissimo e molto esaustivo di ricognizione, che è, come dire, da valorizzare. È la ricognizione delle antiche cave storiche che c'erano sul territorio Ho comunale. capito, ma Quindi non è questa un'osservazione da azione. piano operativo, volevo dire questo, no? Se mi dici così. Sì, no, è da capire nella delibera, cioè l'osservazione è accolta e Sì. modifichiamo le carte del piano strutturale, però in realtà quando si va a approvare il piano operativo non ci sono carte del piano strutturale, allora probabilmente va deciso con Fabrizio come faremo questa modifica. Magari nella delibera metteremo anche che viene aggiornata la carta del quadro conoscitivo. Non c'è quella del basso, ce n'è anche Oh, c'è anche un'altra altre. carta? No, mi pare che ci sia altre cose da aggiornare. Sì. Non so. La domanda è questa, è giusto che sia qui nelle osservazioni del piano operativo? Allora, è una Ma è domanda. stata presentata, Riccardo? Sì, no, ma dicevo, siccome ora si analizzano le osservazioni del piano operativo, magari questa poteva essere un'osservazione presentata ora, ma che va ad influire sul piano strutturale e conoscitivo, quindi non è un'osservazione al piano operativo, no? È un'osservazione al piano strutturale, al piano conoscitivo. Sì, ora cittadino magari non sapeva, cioè No, può ma accadere per amore. l'articolazione, voglio dire, dei due strumenti. Vabbè, allora, quando l'ufficio l'ha chiarito con Fabrizio Cinquini, ci dà la risposta, diciamo, di carattere formale. L'unica particolarità, Riccardo, rispetto ad altri casi, è che, diciamo, quello che si chiama patrimonio territoriale, no? È aggiornabile in ogni momento senza variante specifica, no? Quindi, mentre magari per cambiare delle previsioni di piano strutturale devi fare una variante specifica, nel caso del quadro conoscitivo, soprattutto del patrimonio territoriale, non serve una variante. Quindi può anche darsi che si trovi la forma per raccogliere queste indicazioni subito nella delibera che faremo in consiglio. Però aspettiamo di capire da Fabrizio qual è la forma più corretta. Giustamente Riccardo voleva capire in che forma, no, questo tipo di osservazione viene introdotta in un procedimento che riguarda il piano operativo. Quindi attendiamo la risposta di Fabrizio Cinquini e poi lo riferiamo alla commissione. Ok, però è chiaro che la commissione, no, non può che essere d'accordo nel riconoscere, insomma, questo dato storico. Allora, osservazione numero 8. Allora, si chiede una riduzione di superfici che sono state indicate nel PO come parcheggio di progetto. Siamo a Capezzano Piano, ora in via del Giardo, in ragione del fatto che l'indicazione, diciamo, contenuta nel piano operativo in sede di adozione, insomma, ostacolerebbe la possibilità da parte di un fabbricato, da parte del proprietario di un fabbricato, di poter realizzare alcune pertinenze nella sua, diciamo, resede, e creerebbe anche un problema, se capisco bene, di accesso carrabile. E quindi viene sostanzialmente chiesta una riduzione della previsione a questo scopo. L'osservazione di parziale, l'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento. Quindi andiamo a vedere l'adottato, che è questo. Vedete, questo è il parcheggio con accanto un'area F1 di verde pubblico, e questo, vedete, è l'approvato nella proposta, ovviamente, che l'ufficio fa alla commissione, dove vedete questo trapezio, diciamo, su cui c'è la manina, è stato tolto dall'area a parcheggio. Ora, siccome c'è un parziale accoglimento, forse può essere utile far vedere alla commissione anche quello che aveva chiesto il cittadino.
nel senso che se è parziale vuol dire che l'ufficio ha ritenuto diciamo di sottrarre meno spazio al parcheggio di quello che era stato richiesto. Quindi forse è corretto che la commissione veda anche. Ci viene sempre il parcheggio dopo. Allora, intanto Riccardo, vediamo cosa aveva chiesto il cittadino. Questo è l'adottato. Sostanzialmente il cittadino aveva chiesto l'eliminazione, se capisco bene. Mi sembra che volesse anche eliminare l'F1, qualcosa sull'F1. Ok. Non fa disegni, non propone nulla, eh. Ok. Allora torniamo alla proposta dell'ufficio. Fatemi lì su Google, un attimo, che c'è l'immagine di Google. No, ma si vede. Ah, vabbè. Ah, ok, era qui. Aspetta. Come messo? Ecco, è questo triangolino qui, no? Voglio dire, ma che parcheggio c'era previsto lì? Aveva senso il parcheggio? Volevo dire questa cosa qui. Ma allora, Riccardo, questo era un parcheggio di progetto a esproprio, no? E quindi la valutazione è stata fatta in sede d'adozione insieme all'ufficio lavori pubblici, nel senso che la pianificazione non era neppure in grado da sola, no, di individuare i parcheggi sul territorio, no, che servono, perché chiaramente è una competenza No. dei lavori pubblici. Per cui, diciamo, la risposta che ti posso dare io, non conoscendo onestamente bene la situazione di quella zona, no? Se ne avessi una conoscenza particolare ti potrei dire qualcosa in più. La risposta che ti posso dare io è che l'ufficio lavori pubblici ha valutato in sede di adozione che un parcheggio lì fosse necessario. Vedo che c'è una certa densità edilizia e vedo anche che c'è un'attività, mi pare di capire, economica lì, D2 indica la presenza di un'attività. Quindi può darsi che lì ci sia bisogno di un parcheggio. Non ti saprei io, Simone Leo, insomma, dare delle indicazioni ulteriori. Ora magari Alberto, che è di Capezzano, o Graziano, che segue in parte l'ufficio lavori pubblici, No, voglio dire, fare una previsione che, di un parcheggio che mai si realizzerà, forse allora era anche meglio toglierlo, volevo dire questo, è tutto lì, poi magari. sentiamo Alberto, che è di Capezzano, e Graziano, che diciamo in parte segue questi temi come consigliere delegato alle manutenzioni. Vai, Graziano. Cosa volete sapere? Non ho capito, stavo No, ci si telefonando. domanda, Riccardo, domanda dell'utilità di un parcheggio pubblico in quella zona che è stato, diciamo, previsto in sede di adozione. No, il cittadino ora chiede di ridurlo, non fa una proposta specifica, come abbiamo visto, perché non c'è un'indicazione cartografica, diciamo, puntuale. Peraltro si capisce dall'osservazione che veniva chiesta anche di togliere la previsione a verde. E dicevo a Riccardo che ovviamente queste previsioni a esproprio di parcheggi pubblici sono state fatte non a caso, diciamo, ma d'accordo con l'ufficio lavori pubblici, però io più di questo rispetto alle esigenze che c'ha la zona non so dire. Vedo. Allora, queste cose qui non ho partecipato perché quando potevo partecipare non mi hanno fatto partecipare. Tanto per ben essere chiari. Poi te l'ho già detto un'altra volta, non voglio stare a ripetere di altre volte.
E la zona non credo che serva un parcheggio in via del Giardo, proprio non mi sembra che serva, perché cioè, non c'è abitazione, non c'è nulla, chi c'è l'abitazione ha la possibilità di entrare in casa tranquillamente, quindi non, secondo me il parcheggio non serve, però se ci deve essere fatto, facciamocelo. Ma io non credo che Io sia sono stato mai d'accordo, chiesto. a dire se è previsto facciamocelo su un server e non spenderci dei No, soldi. ma no, ma noi sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo. Però se hanno deciso di farcelo, io non, siccome non lo so il motivo per cui l'hanno scelto, a mio parere, così come siamo messi, Via del Giardo non serve a nulla. Però se ce l'hanno messo, vuol dire che qualcuno l'avrà chiesto e quindi va bene. Capito? Non vorrei ci fosse stato messo a caso. Vabbè, non lo so, No, ma no, no, infatti no, infatti ho fatto questa domanda perché anche a me mi sembrava no, che io infatti ti dico, Via del Giardo, un coso, un parcheggio, non ce lo vedo. no, ma anche per lei, Graziano, infatti ho Non posto capisco questa perché domanda. c'è stato messo e si vede qualcuno l'avrà chiesto o meno. Io siccome non ne facevo parte in quel momento, quindi non lo so. Dicevo, a caso non è stato messo, ovviamente, è stato messo sulla No, ma a base. caso è il modo di dire, nel senso senza valutare bene la zona, volevo dire. Io a volte mi esprimo. Sì, no, ma hai ragione Riccardo. Io ho detto non lo so, poi il motivo non lo so per cui è stato detto facciamoci il parcheggio lì, quindi non posso valutarlo, però a naso così, per come conosco la zona, non serve a nulla. Alberto? Allora, lì oggettivamente sono attività agricole, ci sono grossa necessità, ci sarebbe necessario allargare un po' la viabilità perché è molto stretta, ma di parcheggi lì sono tutte villette singole che hanno il parcheggio, tra l'altro i miei genitori stanno lì in quella zona lì, sicché nel senso lo conosco, sono nato lì io perfettamente. No, parcheggio non ce n'è bisogno lì in quella zona lì, perché tutti hanno il suo posto. Non c'è neanche fenomeni di parcheggio lungo la viabilità, semplicemente per un motivo, perché la corsia non lo permette, perché se parcheggi una macchina non ci passa più nessun altro. Semmai può essere previsto uno slargamento per se si incrociano due mezzi, perché lì veramente se due mezzi si incrociano, ce la fa tutta retromarcia. Però grossa utilità di un parcheggio non ce la vedo. Allora, se la commissione è d'accordo, potremmo procedere in questo modo. L'ufficio si appunta questa, diciamo, valutazione. Facciamo una verifica con i lavori pubblici. Se l'esigenza fosse quella, semplicemente di un allargamento stradale, si può valutare di ridurre ulteriormente la previsione gialla, allo scopo, insomma, di consentire appunto un passaggio più agevole dei veicoli nel caso in cui appunto ci sia, no, un contemporaneo passaggio in due direzioni opposte di due, diciamo, veicoli che si incrociano tra di loro. Però facciamo una verifica con l'ufficio lavori pubblici e poi vi riferiamo all'esito, nel senso che, ripeto, qui non è che ce le siamo appunto inventate noi a livello di urbanistica, ci siamo rapportati con l'ufficio, quindi per avere una rappresentazione completa delle esigenze che io non sono in grado di riferirvi oggi, sentiamo l'ufficio lavori pubblici, va bene? Va bene per me. D'accordo. Allora, osservazione numero 9. Sostanzialmente viene chiesto di identificare sulle tavole del PO un fabbricato. Viene fatto presente, questa è una cosa che Fabrizio Cinquini ha già avuto modo di spiegarci, che noi non possiamo sostituirci alla base cartografica della regione toscana, perché è una cartografia regionale e noi non la possiamo modificare come comune. Resta il fatto che gli edifici, anche se non rappresentati in cartografia,
se esistono, esistono e si applicano le norme previste sulla base della classificazione della zona. Quindi non può essere accolta la richiesta, fermo restando che se il fabbricato esiste ed è regolarmente assentito, potrà usufruire della disciplina prevista dalla relativa zonizzazione. Quindi qui diciamo c'è poco da vedere, nel senso che noi non possiamo modificare la cartografia regionale, ma se il fabbricato c'è, ripeto, si applicano le norme previste per la zona. Ora vedete, il fabbricato indubitabilmente c'è, ovviamente noi non siamo in grado di verificare qui in questa sede, diciamo, profili di carattere edilizio, ma se dal punto di vista edilizio è regolare, in quella zona c'è una previsione di piano e l'edificio godrà delle facoltà concesse a tutti gli edifici della zona. Scusa, la cartografia toscana quando è stata fatta? Che anno più o meno? Non, questo non te lo so dire a quando è aggiornata, No, Riccardo. ma per capire perché non c'è, se poi c'è, capito? Volevo capire. Su questo io non ti so rispondere. Ora non so se l'ufficio Manola. Mi dicono che la cartografia è quella 2000-2012, aggiornata al 2012. Quindi vabbè. Vado per deduzione, se non c'è nella cartografia toscana del 2012 è stata fatta successivamente. Non lo so. Ma non è detto, eh. Non è Perché? detto che sia del tutto così. Dipende Ah, dimmi come mai? un po' da come è stata realizzata la carta, capito? Se con che tipo di interpretazione territoriale. Non è detto che tu ci trovi tutti i segni presenti sul territorio in termini di Questo non è un carta. segno, questa qui è una casa, l'hai vista, no? Segni in generale, intendo dire, fabbricati, non è detto. No, no, non capisco come è stata costruita questa carta, perché se c'è una carta che dovrebbe aver fotografato il territorio. Ma metti caso che c'hai un fabbricato sotto della vegetazione. No, hai ragione su quello, no, infatti ora gli va a dire quello, tranne alcuni che poi sono nascosti da vegetazione, sono ruderi, eccetera. Gli altri, se non sono in cartografia tipo questo, mi sembra che sia stato costruito dopo. Ecco, è una domanda, è un'osservazione. Potrebbe essere, in un caso sì, potrebbe, cioè in qualche caso potrebbe essere, sì. E quindi, se fosse stato costruito dopo? Vabbè, via, mi fermo qui, vai. Ripeto, noi abbiamo costruito il piano in modo che questa circostanza non abbia rilevanza, Riccardo. Se l'edificio c'è, lì si applica la disciplina della zona, quindi non c'è un pregiudizio, ecco, rispetto al fatto che non sia rappresentato in cartografia. Ma non volevo dire che non c'è un pregiudizio. Vabbè, forse. Osservazione numero 11. La proprietà osserva che l'identificazione dell'area come parcheggio I2 è un evidente errore grafico. Si chiede che l'area in oggetto si uniformi alle altre aree limitrofe con l'indicazione B1, accolta. Andiamo a vedere. Si può andare direttamente, tanto accolta per intero. Ah, vi faccio notare una cosa però, due cose. Vedete, nel piano adottato, torna un attimo su Antonella, se no si rischia di non capire. Qui risulta un parcheggio esistente, vedete, quando è nero vuol dire esistente. Quindi l'errore dipende dal fatto che qui non c'è nessun parcheggio, eh? Se capisco bene, addirittura c'è un. No, Ripeto, Simone, scusa, mi è arrivato un messaggio. Mi puoi ripetere per questo è favore? un cittadino che ci dice: guardate, avete indicato I2 per errore un'area in cui non ci può essere nessun parcheggio. E io dicevo che I2 indicato di nero indica un parcheggio esistente. E in quell'area, niente, no, non ci sono parcheggi esistenti. Ora ci sta facendo vedere l'area Antonella. Quale sarebbe l'area? Questa qui?
Era indicata come parcheggio esistente in fase di adozione, ok? Non è quella, ecco, brava, è questa sopra, scusatemi, è questa che c'era, che c'è una costruzione sopra, vedete? Vabbè, si tratta di un errore materiale, quindi viene eliminato. Non c'è nessun parcheggio esistente, insomma, ecco. Poi, osservazione numero 12. Ora, questa è un'osservazione simile a quella che abbiamo visto prima, dove si chiede di prendere atto nel quadro conoscitivo dell'esistenza di una serie di siti archeologici. E c'è un elenco, insomma, molto consistente di siti archeologici che caratterizzano il nostro territorio e che sono, insomma, patrimonio comune, diciamo, della nostra identità e che conosciamo. Penso valga qui quello che abbiamo detto prima, cioè andrà visto qual è il modo più corretto di recepire questo patrimonio conoscitivo all'interno degli strumenti urbanistici. Non so se anche qui vale lo stesso ragionamento di prima, cioè che il quadro conoscitivo è del piano strutturale e quindi casomai va modificato quello. Immagino sia uguale il ragionamento e quindi vale per questa osservazione quello che abbiamo detto prima, per quella riferita alle cave storiche, va bene? Poi è interessante vederle queste cose qui, perché ad esempio vedo qui c'è sito Marignana, non so nemmeno dov'è. Sarebbe interessante vederle quando arriverà, quando ci sarà, è bene guardarle. Magari ricordiamocelo, se, insomma, quantomeno che ce le mandi, ecco, l'ufficio, no? Quando sì, la identificate, se ce ne manda con un file, insomma, per così accresciamo anche noi la nostra conoscenza del territorio, perché effettivamente la maggior parte sono conosciute, però non tutte forse, non tutte. Allora, osservazione 13. Questa in realtà mi sembra un'osservazione più sulla classificazione. Era saltata per sbaglio, diciamo, tra quelle che avevamo già visto, l'abbiamo già vista, chiedo una verifica all'ufficio. Antonella, Manola? Ti sto guardando, un attimo. No, per evitare magari di doverci esprimere due volte, nel senso che se l'abbiamo già vista si salta ovviamente, se non l'abbiamo vista è corretto vederla. Io me la ricordo nella classificazione, onestamente, questa. Ma ci sta che se è qui sia saltata. No, non si è guardata nella classificazione questa qua. No. Ma che chiede di estendere la zona B2, quindi secondo me è bene che sia qua. No, va bene qua. Comunque chiede di classificare B2 un fabbricato che è stato classificato di interesse ambientale. Quindi è un'osservazione sulla classificazione. A questo punto dobbiamo andare a vedere il fabbricato. Cosa che... La parte che è in rosso, ora lui mette il segno qua, ma è questa qua giù in fondo, la parte che è segnata nel piano come A3. Il resto è in giro. Andiamoci magari con Google. Ci vuole la Street View. Ci vuole la Street Va View. Vista. Va vista come si sono guardate tutte, no? Quindi bisogna andarla a vedere. Sì, anche perché lui dice che a questi fabbricati, non parla di un fabbricato. Sì, mi pare sono più di uno, sì, forse, un paio, forse. Andiamoli a vedere su Google.
Aspettate, che le devo trovare. Aspetta, Per me va benissimo, basta secondo me. Questa è la scuola. Questa è la scuola. Ma quella lì non è quella che è vicino alla cosa, a Piazza degli Alpini? No. Porco Giuda. Allora, qui sono le scuole, aspetta, per farvi capire dove siamo. Queste sono le scuole grandi, Capezzano. E diciamo che questo è l'area dell'osservazione che dà su questo parcheggio. Ci si fa vedere la parte che guarda il parcheggio, che se abbiamo capito bene è la parte che noi abbiamo classificato storica. Aspetta, guardiamo se ci va l'omino, eh? No. Vediamo un po' se lo metto qui. No, non mi si vede. Ecco il non fondo. Ci vede la tunnella? No, non mi ci va, vedi? Ci sono delle foto nell'osservazione? Sì, infatti, era quello che avevo fatto vedere prima. Gli edifici sono questi. È questa, l'area è questa, giusto? Avete visto, no? Dove sì. Fino a tutta la parte quella di Tetti Nuovi è tutta in B2, mi sembra di aver visto. E la parte è questa su verso il parcheggio, in questa A3. E lui allega questa foto qui dall'alto. Non allega altro? No, ora guardiamo, scorro un attimino. Mette queste foto qui. Diciamo che questa la parte, questa in sassi, la parte. Grazie. Ecco. Che noi abbiamo messo. Questa è la foto, dai, la foto è questa qui. Allora, l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento, ritenendo che la classificazione sia giusta. A mio giudizio torna con, diciamo, l'istruttoria che è stata compiuta su edifici analoghi. Condivido, c'è qualcuno che vuole intervenire? Io onestamente non lo so, siccome qui parla di centri agglomerati, no? Di antica formazione, è una casa questa. Ma la definizione è la definizione che vale per no, tutti. No, ma per capirlo bene io, capito? Cioè io non sono della materia, quindi ha senso anche se è una casa sola questo discorso qui. Allora vado avanti se non ci sono... Sì, per me si può procedere. Allora, osservazione numero 15. Si fa riferimento alla villa degli Oleandri in via del Fortino. Si dice in buona sostanza che sarebbe stata classificata con F1 un'area pertinenziale alla villa, che come sapete, ahimè, è di proprietà privata. E c'è un'istruttoria di parziale accoglimento, cioè l'ufficio ha ritenuto che una parte di quest'area indicata come F1, cioè come area soggetta ad esproprio per realizzarvi un verde pubblico, sia effettivamente di natura pertinenziale alla villa. Giusto, Antonella? No, posso, Simone, aspettate un attimo. Qui infatti voi non avete la modifica cartografica. Okay? Perché non si va a fare una modifica cartografica qui si va, perché se te leggi l'osservazione
noi abbiamo, si va a modificare un allegato che parla di una porzione espropriativa, che è l'allegato, aspetta che ora ve lo dico, QP1B, che è allegato al piano operativo, che è l'elenco delle particelle che sono sottoposte a esproprio. Ora l'area, se ben ti ricordi, Simone, è questa qui. Ma te la faccio vedere. Allora, questa è l'osservazione. Aspetta. Perché ne trovate tre simili, ve lo dico subito, la 15, la 16 e la 26. Sono tutte quante fatte dalla stessa proprietà. La particella è la 265 del foglio 45, sarebbe la zona che noi come piano operativo l'abbiamo inserita, vedete, nell'F1. Ora lui cosa dice? Guardate, signori, che una parte dell'area in F1 fa parte, aspettate, dovrebbe far vedere una sovrapposizione. È la 265, è questa qui. Una parte ricade nell'F2. Eccola qui. Vedete? Sì. E lui dice, al di là che la voleva tutta quanta levare dall'F1, noi siamo andati solamente a modificare questo QP1B perché nel QP1B si cita totalmente la 265, per cui c'era l'inganno che potesse essere tutta sotto, essere sottoposta a esproprio anche la villa. E ci abbiamo riportato parziale. Ok, quindi Ok. a rettifica di quello che ho detto, il confine fra il verde e il rosso resta lo stesso. Esatto. Siccome questo confine taglia sostanzialmente la particella 265, che era stata indicata come totalmente soggetta alla previsione di F1, in realtà verrà scritto che l'F1 diciamo, riguarda una parte della Sì. particella 265 e non tutta. Ma non c'è, diciamo, alcuna modifica dal Esatto. punto di vista della previsione urbanistica. È corretto, no, Esatto. Antonella? Corretto. Io su questo non sono d'accordo, però, eh. Cioè, la Ok. mia espressione, lasciamoli alle sedie, lasciamoli, perché Signori, già li ci sono prendiamo. allora osservazioni, vado avanti. Osservazione Ma numero scusa, sta parlando 16. Iacomini, Simone. Che è uguale, mi pare, Antonella, la 16 e la 15 Sì, sono però uguali sostanzialmente. Simone. Ti chiedo conferma. No, ma No, devi a sa che Simone non c'è. interrompersi, eh. No, L'interrompe, sta parlando Alberto. mi sa che non Antonella? sente. Sì, non Simone ci... senti. Ah. No, stava No, stava intervenendo parlando Iacomini. Alberto, eh. No, no, scusate perché mi è andato via l'audio un attimo e non ho sentito, chiedo scusa. Vai, vai. Allora, io qua avrei un'osservazione da fare, cioè, ritengo che sia quantomeno da escludere, come abbiamo fatto in altri casi. Loro già in previsione li si porta via, in previsione l'F1 è già sul terreno di proprietà, quantomeno la sua risede gliel'ingloberei del 265 tutta a disposizione del fabbricato, cioè almeno quello. Io il 265 lo toglierei dalla previsione di esproprio, la porzione del 265. È un fabbricato importante quello lì, lo conosciamo tutti, no? Dico, un po' di risede valorizza anche il fabbricato, qualsiasi destinazione uno ne voglia fare, almeno la particella che identifica la risede. Non so se ci sono altri interventi. Jacopo? Sì, anch'io Non ho dopo. nessun altro, non ho nessun altro di interventi. Oh, anch'io Riccardo? voglio dire qualcosa. Perché ora io non ci avevo fatto caso che era tutta sottoposta ad esproprio.
questa cosa qui. Quindi anch'io ritengo come Alberto, cioè, perché qui dice circoscritta la sola porzione del mappale avente destinazione F1 e che non coinvolge in alcun modo la superficie, altrimenti azzonata come A1A. Cioè praticamente qui che gli abbiamo messo come previsione di esproprio di tutta l'area. No, l'area F1, quella che vedi davanti, sì, a te. Sì, che gli arriva fino a qua giù la parte scelta 265. No, che gli arriva dove c'è questo confine. Lì. Appunto. Ma se poi, voglio dire, ad una casa, ad un'abitazione, ora allora è un docente, se gli togli la reserve, insomma, gli togli una cosa importante, ma voglio dire, ha senso, ecco quello che voglio dire io, prevedere tutto F1, una parte così grossa di quell'area, o sarebbe meglio, c'è un progetto in corso per farci qualcosa? No, allora, la valutazione che fa l'amministrazione è che quell'area, quella indicata come F1, possa e debba diventare un parco pubblico. Poi un progetto ad oggi non c'è, ma questa è, diciamo, la volontà dell'amministrazione. Ora, Alberto fa un'osservazione legata al fatto che, diciamo, andrebbe salvaguardata, no, la riserva dell'edificio. Ora, qui qual è il punto? Il punto è che, come ben sapete, il catasto aiuta, diciamo, a identificare la riserva dell'edificio, ma non è di per sé un elemento sufficiente, no? O dirimente sempre. Sembra all'ufficio che gli sia stata salvaguardata la riserva dell'edificio, perché se voi guardate il lato di cui stiamo parlando, cioè quello che guarda verso monte, c'è uno spazio enorme fra il fabbricato e la linea di confine. È lo spazio più grande che c'è, nel senso che sul lato di via del Fortino è inferiore, sul lato del fiume è inferiore, sul lato mare è inferiore. Quindi non è che questo fabbricato non c'ha una reserve, c'ha una bellissima reserve anche nella previsione che abbiamo fatto attualmente. Togliere tutta la particella 265, cosa assolutamente fattibile, no? Cioè non è che è una decisione, chiamiamola politico-amministrativa, togliere la particella 265 vuol dire arrivare a quella riga che si vede, diciamo, verdina più verso l'Aurelia, e vuol dire sacrificare molto, molto, insomma, in modo significativo la previsione F1. Diciamo, all'ufficio non sembra che non sia stata garantita una buona riserva all'edificio, ecco. Poi, per chi ha presente lo stato dei luoghi, lì c'è un edificio che è inserito in un'area verde, quindi individuare esattamente qual è la riserva non è un'operazione, diciamo, matematica, ecco. Andare a vedere con Google, che si vede invece bene. Sì, bene. Alberto. Non dimentichiamoci che è tutta sua la risede, eh? Poi, ora noi ci diciamo li abbiamo salvaguardato, ma è tutta, partiamo dal presupposto, dal principio che è tutta sua. Quindi va bene il parco urbano, ma come abbiamo fatto sistematicamente per tante altre osservazioni, lasciamogli quella che è catastalmente identificata come sua risede. Anche perché se no lo costringete a presentare nuove planimetrie in catasto, oltre al danno la beffa, perché c'è sottoposto esproprio e lui, se un domani intendesse vendere o fare qualsiasi operazione, deve ripresentare degli elaborati in catasto per rettificare quella che catastalmente è la sua serie. Scusate, posso dire un attimo una cosa al fine che la commissione valuti con completezza, diciamo, nel regolamento urbanistico vigente tutta l'area è classificata ad attrezzature, compreso la villa, tutta l'intera area, e quindi in fase di adozione gli abbiamo già tolto un quantitativo consistente, ecco, che non è più attrezzature. Questo lo dico per informare la commissione per completezza. Antonella, ci fai una cosa, Manuela? Non essendo più attrezzatura, no? Che comporta questo?
fa l'intervento il privato secondo le norme tecniche vigenti. Chiaramente avere una classificazione ad attrezzature gli comportava invece, come dire, dei vincoli, delle preclusioni, perché chiaramente la destinazione doveva essere attrezzature. No, degli che hanno fatto già il cambio d'uso in abitazione. Anche se c'è una villa dentro. Mi dice Roberto che se lo ricorda bene, che avevano già fatto il cambio d'uso in abitazione della struttura preesistente. E adesso sono appartamenti, penso, appartamenti. Ma allora noi le abbiamo cambiate queste, lui ce le può fare. Sì, allora però se Riccardo si va a vedere il regolamento urbanistico vigente, tutta l'area era destinata a attrezzature, tutta l'area è campita di celeste con la simbologia A. Poi nel tempo, siccome il regolamento urbanistico era del 2001, loro hanno fatto il cambio d'uso in appartamenti. Prima di dopo. Cosa? Ma e quindi avendo fatto il cambio d'uso in appartamenti, che significa? Quanti appartamenti ci può venire lì? Ora questo non ti so rispondere, Riccardo. A Roberto si ricorda che siano sei, ma magari sono sei molto grandi che possono essere anche ulteriormente frazionati. Questo non ti so rispondere. Alberto, scusate, non vorrei che ci complicassimo la vita. Il dato di fatto, mi corregga l'ufficio se sbaglio, è che oggi c'è già una destinazione ad uso abitativa assentita, regolarmente assentita, perché se uno fa la storia bisogna ricostruirla bene. Se invece uno parte dal presente, il presente è che, se ricordo bene, lì c'è una destinazione d'uso assentita ad abitazione, giusto? Sì. Quindi ora si tratta di stabilire qual è, diciamo, l'ambito di risede che gli si vuole lasciare. Secondo me l'elemento del catasto in questo caso non è decisivo, perché se guardate la conformazione dell'area è una conformazione molto particolare, per cui si tratta di stabilire un punto di equilibrio fra le esigenze pubbliche e quelle private. Ora, a me sembra che l'ufficio abbia individuato un sufficiente spazio sul lato della via Aurelia come risede del fabbricato ad uso civile abitazione, non è che gli si è lasciato poco spazio, però magari può essere utile provare a far vedere alla commissione dov'è che fisicamente si collocherebbe più o meno la linea di confine, che secondo me si colloca dove si vede quello spiazzo lì. Ecco lì, vedete che c'è anche una specie di riga, mi pare, che va da via del Fortino verso la fossa dell'Abate. Ma una più grande c'è più là di righe, eh? Vedi che è quella più grossa qua su, dove c'è anche il cosino marroncino. Lì si vede proprio che è la riga. Questo è un vialetto, la riga più importante è quella lì, proprio quella della particella, secondo me. Sì, io ripeto, qui si tratta, come vedete... No, non è individuata sull'area, è una divisione che c'è catastale, non corrisponde. Hai ragione, Manuela, però lo vedi che c'è proprio una riga che sembra proprio una riga che divide? Mi sembra, poi magari mi sbaglio. Cioè, a me sembra... Con il piano siamo ancora più in là dello stradello che indicava l'assessore. Siamo a filo, diciamo, di quella casa sul lato opposto, posta parallela alla strada, col colmo parallela alla strada. Siamo a quello sfilo lì, a vedere più o meno dalla cartografia. Noi abbiamo fatto questa divisione qui. Allora, la divisione catastale praticamente passa... le vedete quegli edifici che si vedono su Google Earth in alto? Passa lì in mezzo a quegli edifici lì. All'altezza, sì, più o meno che dice Riccardo, se ho capito bene. Sì, è più o meno quella che dice Riccardo. Mentre l'ufficio ha collocato, diciamo, il confine
fisico fra le due aree più sotto, dove si vede questo stradellino bianco e questo spiazzalone, diciamo così, più grande, diciamo vicino a Via del Fortino. Quella che diceva Riccardo, che individuava in seconda battuta l'Antonella, è una siepe che delimita la parte recintata dell'area di sede. Beh, se si va con Google Earth o con Google Maps, si vede che c'è una recinzione con la Che siepe che è delimita. una proprietà diversa, infatti, perché è una proprietà diversa. Quindi dico. Quel vialetto che diceva Riccardo prima è l'accesso dal posto auto, che è quello pavimentato, per andare all'abitazione. Quella dopo che indicava Riccardo è una recinzione. Quindi il Quindi giudizio che ha avevi dato logica, no? Farla finire laggiù, alle 6. il giudizio che ha dato l'ufficio è che no, dove c'è il parcheggio auto, per usare diciamo l'indicazione di Alberto, sia il limite dove si può attestare la linea di confine, insomma. Questo è il ragionamento che ha fatto l'ufficio. Ora dico una cosa sbagliata, magari. Non sarebbe meglio allargarla e magari prevedere un parcheggino, magari nella parte qua giù residuale, che lì poi di parcheggi ce n'è sempre bisogno. Lì è tutta un'area verde, Riccardo. Ora non so il parcheggio dove lo si potrebbe prevedere. In quell'area lì la vedo complicata, ecco, onestamente. Dica adiacente alla strada, capito? Quel pezzo che si allunga, poi all'inizio 6 o 7 macchine ci andrebbero. A pettine. Ho capito Ma dove, la però. sua. Fra la chiazza di parcheggio e la riga, e dove ha detto Alberto c'è il confine, nella adiacente alla strada di. No. Ah, c'è il marciapiede. Ok, c'è già. Ma Simone, senza espropriare la particella all'osservante, viene così piccolo il parco? Ci limita così tanto? Si può vedere come verrebbe? E questa fetta qui. Non so quanti metri siano di profondità. Praticamente, questa riga verde sarebbe in più la proprietà dell'espropriante. Dove finì la proprietà dell'espropriato? Dove finisce? È Questa? questo rettangolo verde che ti sta facendo vedere l'ufficio con la manina. Questo qui. Quindi il parco resterebbe da questa riga qua in. Sì. È chiaro che la differenza sta qui, che in un caso il parco è più grande dell'area sede dell'edificio, nell'altro caso il parco è più piccolo dell'area sede dell'edificio. Tutto qua. Ora, io capisco il ragionamento che fa Alberto, per amor di Dio, però che non gli si lasci una residenza nella proposta dell'ufficio, questo non si può dire, perché gli si lascia come? Alberto dice, vabbè, ma c'è un aspetto catastale, teniamone conto, per amor di Dio, cioè, come vi posso dire, non è che è un ragionamento sbagliato, è una scelta. A me sembra che dal punto di vista fisico sia abbastanza chiaro che effettivamente fin dove c'è lo spiazzo grigio, c'è una funzione di pertinenziale. Da lì in poi, secondo me, fisicamente la pertinenza non si vede più. Poi che loro abbiano collocato la recinzione sul limite della proprietà, questo ho capito, ma come dire, non, che il tratto di cui stiamo parlando abbia una sicura funzione pertinenziale rispetto all'edificio, io ho qualche dubbio, tutto qua. E scegliere, diciamo, di includere o meno quest'area significa fare più o meno grande il parco rispetto all'area dell'edificio. Cioè bisogna che
che la commissione abbia chiaro che se si fa, diciamo, un ragionamento puramente catastale, il risultato è che il parco pubblico viene più piccolo dell'area esterna dell'edificio. Io quindi mi sento che l'istruttore dell'ufficio è corretto. Ora, l'unica cosa che mi viene in mente, ma è la mia opinione, cioè poi valuti la commissione, l'unica cosa che mi viene in mente è che magari questo spiazzo grigio, no, forse a uso appunto parcheggio, non lo so, possa esserci tutto dentro l'area sede dell'edificio, no? Questo sì, cioè magari ha poco senso, se lo abbiamo fatto, tagliare in due questo spiazzo grigio. Allora uno potrebbe dire la riga la sposto leggermente più avanti in modo Ma è che già questo. più avanti, eh? La riga è già più avanti. La riga è già più avanti, hai Ah, ragione, io è non mi sembra di aver esattamente visto questa. così. È così, la riga è già più avanti, ha ragione Riccardo. Quindi l'ufficio ha già tenuto conto di questo aspetto che stavo dicendo io. È già più avanti, sì, anche a me sembra più avanti. Quindi, secondo me, è corretta l'istruttoria dell'ufficio. Io non mi sento di dire che non va bene, ecco. Poi capisco quello che dice Alberto rispetto all'aspetto catastale, però è una valutazione, ripeto, che va rispettata e che però è opinabile. Cioè, quello che dico io è questo, fin dove c'è lo spiazzo è chiaro che c'è anche questo vialetto, vedete, è chiaro che c'è un aspetto pertinenziale, io fino lì lo capisco. Oltre, francamente, non questo aspetto pertinenziale mi sembra più sfuggente, però valuti la commissione, non è che... Ma io, Simone, sono per salvaguardare la proprietà e fare il parco più piccolo. Poi vedete anche voi. C'è qualcuno altro? Io ragazzi, mi sembra che l'operazione sia. Ci devo riflettere per ora. Ci si giochi su 7-8 metri di larghezza, forse 10. Di 19 metri e 50. larghezza? Di profondità, sì. Basta E andare su allora appunto, Google Earth e che verificare. volete espropriare allora? Lasciate perdere così, si fa il parco più piccolino. Pare esagerato, 19,50. Dice 17 metri l'ufficio, più o meno. Allora ho capito male. Vabbè, segnalate il mio voto contrario, via. Sì, no, allora, approfondimenti tecnici non ne vanno svolti, questo mi sembra abbastanza chiaro. L'opinione, il punto è chiaro, qui si tratta di stabilire se il limite è quello catastale o il limite è diverso. Punto. Tutto qua. Sì, Io non... secondo me non Io come abbiamo assessore... strumenti tecnici. No, dicevo, io come assessore non me la sento assolutamente di dire che l'istruttore dell'ufficio non sia condivisibile, nel senso che secondo me lo è. Perché fisicamente è indubitabile che diciamo, l'area che gli viene diciamo, perimetrata come pertinenza lo sia e lo sia in modo significativo. Oltre quel limite lì si entra in una zona grigia, no? Dove c'è l'aspetto catastale, secondo me. Poi questa come dire, è l'opinione dell'ufficio che io mi sento di condividere, poi la commissione valuti, insomma, ripeto. Come dice Alberto, se c'è bisogno di indicare un'articolazione del voto lo si fa e se no, se siete tutti d'accordo per restringere la parte a esproprio o se come dire, se ne prende atto e si segnala questo. Io anch'io la vedrei di ridurla l'area ad esproprio, però ora non lo so, ma ora non ho capito neanche qual è i 17 metri dove. Non ho capito che avete Sul detto. fronte di Via del Fortino, oggetto dello sconfinamento catastale, sarebbe quei 17 metri lì. Ora, con questa sul Ah, lo sovrapposto sconfinamento. catastale, sì, effettivamente possono essere 17 metri.
Quant'è la profondità complessiva dell'F1 lungo la via del Fortino? Così almeno sappiamo anche quanto si leva, no? Sarà compresa quell'area lì, quello spazio lì sarà quasi 100 metri. Sono 100 metri. Quindi, diciamo, semplificando, 99, 100, via, centinaia di metri. Quindi semplificando si passerebbe da un parco profondo 100 metri a un parco profondo 83 all'incirca. Questo è il tema di discussione. Dire, ma un parco di 100 metri è grande. Sì, ce ne sono anche di più grandi, ci sono anche di più grandi, non è che... No, vabbè, va anche mantenuto dopo. Sì, anche di 83 va mantenuto. Cioè, quindi da quel punto di vista lì... Sì, no, hai ragione, anche io... No, ma non è vero. Vabbè, io non lo so, io anche io... Non lo so, cioè, già intanto gli si va a espropriare 83 metri. Cioè, non è poco, lì, in quell'area lì. Ma Michela che dice su questo aspetto qui? Io te l'ho già detto, io lascerei perdere e non esproprierei la particella dell'osservante, capito? Farei il parco più piccolo che viene da 183 metri, avete detto, mi sembra un bel parco lo stesso e non sarei a fare degli espropri, io la penso così, poi sono contrario agli espropri a prescindere, figurati te. E allora se te sei contrario, Alberto è contrario, sono contrario, la commissione dà parere negativo. Ma non è che stiamo votando, no Riccardo? Ci segniamo. No, nel senso, te hai detto, dite come la pensa la commissione, no, dico di voto, te hai detto, ditemi come la pensa la commissione, no, non è un voto. Mi sembra tu abbia detto questo prima, no? Non so cosa ne pensa la commissione. No, allora, se tutti i commissari sono d'accordo a levare... questo rettangolo, insomma. No, io lo dicevo in quel senso lì, detto, vediamo come la pensa la commissione. Se siete tutti d'accordo, ci segniamo che la commissione la pensa diversamente dall'ufficio, no? Appunto. Se invece c'è un'articolazione del voto, ci segniamo che c'è un'articolazione del voto. Ma mi sembra che la commissione sia più contraria a maggioranza. Lo so, Jacopo e Graziano l'ho sentiti, quindi non so come la pensa. Io capisco, ma saranno anche favorevole, ma se la commissione è contraria, no? Ma scusa Riccardo, ma non stiamo votando, no? Abbiamo capito, detto. Ma rendiamo, no, ma non mi, cioè a me mi cambia poco. Facevo per dire una cosa, dimmi, ci sentiamo come la pensa la commissione. La commissione ha spesso parere negativo, no? No, anche senza votare. Se tre membri su cinque la pensano diversamente, la pensano contrariamente. Al di là del voto, ha già espresso un parere, no? Che è contrario. Ma scusa, ma allora questo varrebbe anche negli altri casi, no? Ma allora che chiesto a fare, vediamo come la pensa la commissione. Allora abbiamo, scusami, ma non facciamo una polemica. Perché mi hai detto come la pensa la commissione? Ci sono stati casi in cui la commissione all'unanimità aveva un'opinione. In quei casi c'è poco da ragionare, no? Nel senso che la commissione all'unanimità c'è un'opinione, l'ufficio poi valuta se adeguare il suo parere o no a quello della commissione. Nei casi in cui invece abbiamo registrato che c'era un'articolazione di vedute, fosse a maggioranza in un modo o in un altro, no, ce lo siamo segnati in vista della votazione, no? Ah, allora, va bene, in quel senso lì. Tutto qua. No, va bene, via, ho capito, scusa, non avevo... Ok. Quindi, qui si tratta di sapere in particolare l'opinione di Jacopo e di Graziano per capire se la commissione la pensa tutta allo stesso modo e l'ufficio poi valuterà alla luce di quello che ha detto la commissione se rivederà o no la sua istruttoria, oppure se invece c'è un'articolazione di opinioni per cui quando si vota se ne tiene conto, insomma. Nelle modalità di voto bisognerà fare in modo, no, che ciascuno possa esprimersi, insomma. Quelle dove siamo tutti d'accordo si fa veloce, no? Quelle dove invece c'è un'articolazione di opinioni bisogna farci attenzione nel voto. Ma io
Parto da questo presupposto, stabilire il legame pertinenziale anche in termini, tra virgolette, storici di questo fabbricato qui con l'area verde non è un'operazione tanto semplice, del resto è stato trasformato più volte. Dopodiché, forse ci converrebbe metterci anche in una situazione in cui la previsione si attua il più facilmente possibile, perché secondo me è di interesse pubblico il fatto di avere un'area in quella posizione recuperata a quelle funzioni a verde pubblica e a fruizione pubblica nel più breve tempo possibile, cioè in una condizione in cui, come dire, eviti, no, delle esposizioni con qualcuno che si sente danneggiato da questo tipo di previsione. Ovviamente questo non varrebbe se decadesse la previsione, in questo caso non decade, ma semplicemente si riduce e si limita alle due particelle catastali. Non ci vedo un grosso vulnus nel rinunciare a un pezzetto di 17 metri sul fronte stradale di parco, ma è semplicemente perché è una condizione oggettiva, perché per me quella, al di là di tante considerazioni ideologiche, se c'era necessità di fare un parco, era strettamente necessaria la realizzazione anche a spese di una porzione di resede che comunque viene mantenuta, perché quel fabbricato lì non è che c'è solo il marciapiede giro giro, gli si lascia comunque una parte considerevole delle resede dello spazio a verde. Se invece non ci fossimo trovati in quelle situazioni perché eravamo più ristretti e il parco andava fatto, si poteva procedere anche con un ulteriore pezzetto di esproprio. Quindi, insomma, sintetizzando, io non mi ci voglio impiccare in questa roba lì, perché mi sembra che comunque ci sia le condizioni per farlo al parco, indipendentemente da quei 17 metri. Quindi, se è più semplice in termini realizzativi, perché si evitano frazionamenti catastali, si evita di ragionare nell'esproprio con una delle proprietà, e magari le altre due non è neanche osservata, perché a questo punto mi sembra di no, e quindi si può procedere più linearmente. Secondo me prevale sui 17 metri la necessità di farlo il prima possibile, un intervento a verde su quell'area lì. E non sono tanto d'accordo col parcheggio, nel caso, per quanto non sia aperta questa discussione, perché la previsione è di No, no, lei. no, sono d'accordo con te. Non l'avevo ben presente, ora l'ho presente, non ci dice nulla. Va bene, Graziano, non so se la tua opinione è quella degli altri o no, almeno registriamo tutte le opinioni. Sì, più o meno come ha detto Cosso, come si chiama? Mecchetti, va bene, dai, fai pure il Allora, parco lì. quindi la commissione ha un'opinione, diciamo, chiara. Sta all'ufficio poi verificare la sua istruttoria, insomma, quale sarà, se sarà quella di prima o alla luce di questa discussione la vuole rivedere, ma questa è una decisione dell'ufficio. Qui non serve l'articolazione del voto, serve ricordarsi, segniamocelo, che l'opinione della commissione è diversa da quella dell'istruttoria, va bene? Allora, osservazione 17. Allora, qui hanno chiesto l'edificabilità, se capisco bene, come mai ce la ritroviamo qui? Era sfuggita a quelle altre classificazioni? Non è nulla, basta saperlo, basta non averla vista 2 volte. No, questa non si è mai vista. Ok, quindi era sfuggita perché in realtà qui è la richiesta di una scheda norma sostanzialmente, chiedono edificabilità, giusto? No, no. No, perché non ti dicono che fanno un discorso perequativo. Ho capito, ma Antonella, Dimmi. si chiede la valutazione per l'edificabilità della zona B3? No, allora questa osservazione è un po' un casotto, perché per capirla ci abbiamo messo un pochino. Questo qui tira in ballo una B3 che a suo tempo ha realizzato. Ok, questa B3 è stata realizzata, questa signora. Ora mi compare il nome, scusate, la porto avanti. Però il lotto, il terreno, perché vedi, ha anche allegato la richiesta di B3 fatta a suo tempo.
Lui, la signora, la B3 l'ha ottenuta, capito? E l'ha anche realizzata la B3. Lui, lei ha un altro terreno che vuole che sia reso edificabile e passato in B2. Si può vedere anche con Google. Aspettate, perché è un po' complicata questa, perché fa un po' di confusione l'osservante su questa osservazione qui. Vedete, il lotto B3 è questo qui, che ho la manina sopra io. Questo è il regolamento urbanistico, eh? Sì, esatto, eccola qui. Beh, e ha edificato questa B3. Esatto. E poi chiede l'edificabilità di un altro terreno. Di un altro terreno, aspettate, perché è un po' complicata, perché ora me la devo ricordare. Non è facile. Vabbè, ma se la sostanza è questa, la sostanza è che chiedeva un'edificabilità, quindi non è un problema, diciamo, di errore cartografico, voleva una previsione edificatoria, insomma. Esatto, esatto. E allora su questo terreno, aspettate, fammi cercare il catastale, un attimino che ora te lo cerco, Il numero 40, ok. Ora te la cerco. Qui, eccoci qua. Questo è il terreno. Eccolo. Vedete? Ok, siamo nel territorio? E2, agricolo. Agricolo. Quindi è in contrasto col piano strutturale, eccetera, eccetera. Esatto. Ok. Quindi è non accolta? Sì. Quindi è chiaro, no, commissari? Qui si tratta di una richiesta di edificabilità, diciamo, più vicina ad una scheda norma che ad altri tipi di osservazioni, anche se articolata in modo un po' particolare. Siamo nel territorio rurale, l'edificabilità residenziale è vietata dalla legge, oltre che essere in contrasto col piano strutturale, quindi come si è fatto sempre in questi casi, l'istruttoria non può essere che negativa per ragioni tecniche, insomma, prima ancora che di merito. Allora, osservazione, diciannove. Qui si chiede l'allargamento di una zona B2 al limite della proprietà. Quindi è una questione, diciamo, di individuazione corretta della resede, se capisco bene. C'è un parziale accoglimento e quindi conviene andare a vedere cosa chiedeva il cittadino, cosa era previsto in fase d'adozione, cosa ha chiesto il cittadino e quello che risponde l'ufficio. Visto che è parziale, vediamo anche quello che chiedeva il cittadino. Ok, quindi avete visto, no? Questo è il lato. Quindi, torniamo alla richiesta del cittadino un attimo, perché è inclinata diversamente. Vedete, questa è via Nostra Signora. Vedete, il cittadino disegna, se leggo bene l'osservazione, la nuova linea di confine fra la sua proprietà, vedete che comprende questo fabbricato in rosso, e quest'area gialla e, diciamo, quello che c'è oltre. Questa è la richiesta che fa lui, poiché in sede di adozione, andiamo a vedere l'adozione, la situazione era questa, vedete? Questo taglio, diciamo, questi puntini molto vicini al fabbricato, vedete? Andiamo a vedere la risposta dell'ufficio. Ecco, vedete che mi sembra di vedere è stata quasi per intero accolta la richiesta del cittadino, forse c'è una lieve differenza, sì, vedete nella forma della linea, vedete qui
fa questa specie di schiena ad asino, e qui invece una riga retta, diciamo, nel disegno dell'ufficio. Vedete, eccola qui la differenza, si vede, eccola. Però vedete, è stata restituita al fabbricato la profondità, diciamo, corretta secondo l'ufficio dello spazio pertinenziale alla casa. Allora, se non ci sono osservazioni, vado avanti. No, si è levato solamente il dente, via, non si è preso. Sì, Cioè, il dente è rimasto fuori, praticamente, la quel dente punta. che è uniformato, ok. Esatto, è nella forma, diciamo, del confine. Allora, osservazione numero 20. Anche qui è una richiesta in realtà di edificazione, se vedo bene, e l'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento perché comporta impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Quindi andiamo a vedere. Vedete, siamo qui e 5, vedete? E quindi siamo fuori dal territorio urbanizzato, non ci possono essere ovviamente impegni di suolo. Poi osservazione 21. Allora, l'osservazione 21 dice che fa presente che abbiamo diviso la particella in due aree urbanisticamente diverse, una E3 e una RBA. E3 sono aree prevalentemente agricole, RBA sono insediamenti recenti a prevalente funzione residenziale o mista, e chiedono il riconoscimento di una superficie pertinenziale, cioè dicono una parte della superficie in realtà è pertinenza del fabbricato. E facevano una proposta di carattere normativo che abbiamo già esaminato in altra sede, e poi facevano invece una proposta di variazione grafica. Il parziale accoglimento, diciamo, dell'ufficio fa capire che in parte è stata accolta, quindi conviene andare a vedere l'adottato, la richiesta del cittadino e la proposta dell'ufficio. Allora, questo è l'adottato, se capisco bene. Vedete, siamo a confine fra la E3 e l'RBA. La richiesta del cittadino era di, se capisco bene, ora te la faccio vedere. Eccola qui. di inserire tutta quest'area colorata in arancione, cioè dentro la riserva, giusto? Sì, perché lì c'è una costruzione, c'è un edificio in costruzione che quasi, penso sia quasi finito. Ok. E invece la proposta dell'ufficio, andiamo ecco, la vedete? Aspetta, fermati dove eri prima, Antonella, che si vede bene su Google Art. Scusate, ma chi è quel 74037355 che si è collegato? Bravo, bella domanda, chi è? Anche il microfono acceso, mi scusi. Aspirapolvere fa accesa. Te lo prendo, se lo tiro su dalla finestra, ma cosa vuol dire cancella lì? Che ne so come si fa? Non ho modo. Grazie.
Visto che è collegato, ci dica chi è. Appunto. Ma non capisco se sta sentendo o meno. Noi lo sentiamo, ma non capisco se sta sentendo. Io ho sentito, ha detto ci vedono tutta la pineta. Il CED è possibile che scollegare quell'utenza? E come si fa? Dimmelo. Ci sarà un organizzatore del, della... Non lo so. Da qui? Ha abbandonato la riunione. Ecco, ok, se no potevamo farlo anche noi, eh? È già capitato, lo verificate per favore cosa succede. È già capitato in un'occasione qualche mese fa. Non so chi c'ha questo indirizzo qui, boh. È già capitato un'altra volta. Verificavo l'altra volta. Avevo chiesto verifiche a riguardo, poi non è più capitato in quel caso lì, cioè immagino non con quella persona, che non so chi fosse tra l'altro, però bisognerebbe verificare. Ok, allora. Grazie Riccardo. Quindi l'area in questione l'abbiamo, diciamo, individuata nell'osservazione del cittadino. Adesso questo è l'adottato. Andiamo a vedere la proposta di approvazione. Vedete, una parte di quest'area che veniva individuata dal cittadino è stata inserita nell'RB ritenendola di natura pertinenziale. Osservo che, ma perché mi ci casca l'occhio tutto qui, che vedete si attesta sulla strada in questo modo, vedete c'è questa, la via dei Salanetti, e quindi sostanzialmente è stato ritenuto che l'ambito pertinenziale possa attestarsi lì, se capisco bene. Io la voglio vedere su Google. Andiamo a vederla su Google. Ma dicevo, poi a dente così è fatta bene o magari era meglio tutta? Andiamola a vedere su Google, perché qui si tratta, Riccardo, cioè l'interpretazione di che cos'è un'area pertinenziale, appunto, è un'interpretazione, no? Che riflette il dato catastale e lo stato dei luoghi in particolare. Il catasto aiuta, poi bisogna guardare lo stato dei luoghi, eccetera. Quindi ora, al di là di quella della Villa Oleandri, no? Che incrociava anche una questione più politica, no? Legata a una previsione di esproprio pubblico, quando non c'è di mezzo una previsione di esproprio pubblico, il ruolo della commissione è un ruolo più di controllo, diciamo, di un lavoro che è soprattutto tecnico, no? Perché non è sua, forse non ha neanche richiesto che quella porzione lì fosse sua le sede. Scusate, noi gli si è data dove fino qua giù? Fino alla strada, gli si è data fino alla strada, se capisco bene, no? Giusto? Solo in corrispondenza di quella curva lì che fa vedere l'Antonella, perché quell'altra parte a destra non è questa sua. Questa non è sua, questa dove c'ho il cursore io, e questa è sua. E noi gliela tagliamo qua. Scusa, il fabbricato di riferimento, Antonella, è quello lì. Questo. Quindi questa qui piccolina è una pertinenza. Non è questo? Questa qui. Ah, è qui allora il fabbricato di costruzione. Ah, ok. Non è aggiornata allora. Ecco. Ora torna, se no effettivamente non tornava. Okay. Avete capito? Allora il fabbricato, che qui non si vede perché è in costruzione, è dove l'Antonella sta indicando col cursore. Per cui è ovvio, ora diciamo diventa evidente che l'area pertinenziale è quella che sta fra la strada e il fabbricato che qui non si vede. Perché vedete, invece il fabbricato più su ce l'ha già il suo vialetto d'ingresso, ma non c'entra con quello di cui stiamo parlando. Giusto, ufficio? Giusto. C'entra, okay. Attualmente l'ingresso al lotto avviene da quell'accesso che te avevi trovato, da quell'accesso lì. Per me è chiaro. Va bene.
Avanti se non c'è nessuno. Allora, osservazione 25. Dice che c'è un errore grafico nella tavola del piano operativo perché è stato inserito parte dell'accesso carrabile come pertinenza scusami, Simone, scusami. Allora, l'osservazione 25 è tra quelle che diceva la Manola, che ho riguardato e non è fatto bene la modifica, per cui bisogna riguardarla la prossima volta perché me la deve modificare il Cinquini. Sì, l'unica cosa, Antonella, lo Dimmi. dico perché ormai mi ci è cascato l'occhio, Sì. pare di capire che avevamo messo un accesso carrabile di una Sì. casa dentro un albergo, che è un Esatto. centro. No, 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 ma va benissimo, no, no, ma va bene, però la cartografia era sbagliata. No, va Si bene. vedeva, Ci fai capito? vedere la prossima, insomma, quando siamo pronti faremo Esatto. vedere quando siamo pronti faremo vedere alla commissione la cartografia, ma è chiaro che l'accesso carrabile di una casa non lo possiamo infilare dentro un albergo che non c'entra nulla con l'accesso carrabile, ok? Così Certo. Se volete fare. la Se commissione sa già volete. di che parla, va bene? Certo. Se volete la guardiamo l'osservazione, così almeno la prossima volta si sa cosa. Era questa qui, vedete l'accesso qui, aspettate, il cancello. Questo, scusatemi, questo. Era stato inserito in questa struttura alberghiera. Cioè, dai, abbiamo bisogno di rivederla? Io non credo, no? Andrà disegnata a Aspettate, 40 metri. guardate. La guardate qui, vedete questa linea rossa? È catastalmente di proprietà di questo edificio, questa forma strana. E nel PO è stato inserito nella zona alberghiera. Vi faccio vedere qua, guardate. Eccolo qui. Questo qui fa parte di questo edificio in A1B. Bene, io insomma, penso che sia chiara già in questi termini, se è stata accolta nell'istruttoria. Sarà all'ufficio disegnarla correttamente, ma insomma, quello di cui è chiaro, no? Insomma, l'oggetto del nostro parere. Quindi, insomma, si può procedere, Antonella, Ok, va bene. ci fidiamo di come la recepirete graficamente. Osservazione 26. È uguale alla 15 e alla 16. Ok, osservazione 28. Allora, qui abbiamo, diciamo, l'ufficio lavori pubblici che ha fatto qualche, diciamo, osservazione con una, diciamo, con un grande rigore formalistico, ecco, diciamola così. E quindi niente, in questo caso c'è l'accoglimento e l'accoglimento presuppone insomma che si possa andare a vedere direttamente la proposta. Dico con un grande rigore formalistico perché ovviamente insomma, poteva anche insomma, rapportarsi con l'ufficio urbanistica nell'ambito delle osservazioni d'ufficio, hanno preferito questa strada che è corretta, molto, diciamo, molto formale. Le cose informali poi Simone si pagano, eh? Hanno No, no, fatto bene. dentro il comune, insomma, ci sono tanti meccanismi. Hanno scelto un meccanismo, diciamo, che è Non ho quello. capito qual è l'oggetto, però. Sì, anch'io. L'oggetto è il piazzale della chiesa di Montebello, Sì, che sono. da B3 Ah, ok, la destinazione. Ok, va bene, A1, A2, va bene. scusate. Scusate, non sono le scuole. No. No, è il piazzale sotto la chiesa, che è già esistente. Non erano le scuole, che c'era? Boh. No, La il piazzale. scuola elementare, quell'edificio a L che tu vedi a fianco Scuola del elementare. giallo. Sì, dopo Sì. arriverà anche quell'osservazione. La scuola. Calma. No, io l'unica cosa che osservo è che, lo dico a Graziano, l'importante è che sia un parcheggio esistente da ogni punto di vista, perché i due nero vuol dire parcheggio esistente, No, quello ok? lì non è un parcheggio, quello lì si usa a parcheggio, tutti,
ma questo qui non è un parcheggio comunale. Questo qui è, se lo vai a vedere, è area della chiesa. Questo qui, a tempi che furono, era un campo, boh, diciamo così, un campetto da calcio dove, della chiesa, dove a suo tempo venivano fatte le feste. Il 1° maggio c'era la grande festa, la sventolaccia e compagnia varia. Era tutto questo qui. Fra le altre cose, il muro di sostegno della strada e della chiesa, il piazzalino della chiesa di sopra, se te guardi, è stato fatto a gradoni e lì veniva usato tipo gradinate per starci seduti per guardare giocare a pallone o fare giochi. Qua in fondo, quell'edificio dove c'è scritto F4 sopra, no, non mi sposti, non si vede più. Quell'edificio dove c'è scritto F4. Quello lì è, sono, come si dice, sono, è una sala parrocchiale. Quella quadrata invece sopra è la casa del prete, tanto per capirsi. Magari se questo qui tu ci vuoi fare il parcheggio, te lo danno e sicuramente te lo daranno perché ormai è così. Uno gliene lascia un pezzo a un fondo in maniera che quando escono dalle sale parrocchiali non sono nel mezzo al parcheggio, però. L'importante, lo dico a beneficio di tutti, è che, cioè, se quest'area è usata ormai da tanti anni come parcheggio, no? Va bene perché poi siamo dentro il territorio urbanizzato, quindi problemi non ce n'è. Questa qui non è una previsione espropriativa, no? Perché il 2 nero vuol dire esistente e d'altra parte noi non potremmo inserire ora una previsione espropriativa su proprietà di terzi. Mentre ovviamente Graziano, come dicevi te, se poi la proprietà vuole convenzionare con il comune l'area, non ci sono problemi, ok? Secondo me sì, Scusate un poi ti ho attimo, detto. io voglio chiedere una cosa. Ma non è una cosa che il comune voleva vendere quella lì? La scuola sì, ma questo no, questo non è del comune. No, Questo è ho capito. la scuola, Riccardo, la Sì. vedi su, se te guardi lo schermo sulla destra c'è un affarino fatto a L. Se lo vedi, quella lì è la scuola, ma tra questo qui e il giallo c'è una recinzione. Scusate, c'è una recensione? Sì, c'è una recinzione. C'è la recinzione lì. Non è del comune. Allora, noi ora si parla del parcheggio dell'ex scuola, non ho capito bene. Parcheggio. È un Allora perché parcheggio vicino all'ex scuola. Ma perché l'osservazione di edificio oggetto di osservazione è stato inserito nel piano delle alienazioni? Non si parla del parcheggio. Discorso, però quello lì è Ha quel parcheggio. ragione Ma Riccardo, lo so, Graziano, lo so, ma io dico, l'osservazione non parla del parcheggio. Scusate, torniamo un po' sullo stato adottato, voglio vedere una cosa. Allora, a guardare il confronto fra stato adottato e stato di progetto, chiamiamolo così, torna giù Antonella. Guarda tutte e due. L'osservazione verte su due cose. Allora, perché sono due L'edificio. osservazioni diverse. Ah, ecco. Dopo arriverà quella del parcheggio. Ok, questa è quella Però, dell'edificio. ecco, allora va chiarito che questo è l'edificio, non è il parcheggio. Esatto. Appunto, non è il parcheggio. Infatti, non capivo di che parlavate. Non riuscivo a capire questo io. Comunque, Allora, scusate, si parliamo della possono. scuola. Scusi, Allora, se è sbagliato, scusate. state parlando di un parcheggio e l'osservazione non verte su un parcheggio. Scusa, Ho allora. capito male. Ma Ma che hai sì. capito, Jacopo? Scusa, leggetele le cose. L'area è la stessa, però, Ma no? chi se Dai, ne frega? sopra Leggi c'è. l'osservazione. Oh, sono due Abbiamo aree visto. diverse limitrofe. Io l'altra Scusate. osservazione che dice l'Antonella, dimmi il numero che non so qual è. Ma Te la capito? Posso. cerco, Riccardo, te la cerco, un attimino, pazientate. Appunto, quindi vuol dire che non si discute di quella, si discute di un'altra. Là parliamo del parcheggio, ora parliamo delle ex scuole. Mi è chiarito l'equivoco, ci sono due osservazioni, una verte sull'edificio e l'altra verte sul parcheggio, va bene? Adesso conviene anche andare a vedere anche direttamente quella che verte sul parcheggio, così facciamo il ragionamento una volta sola su tutto. Comunque, se avete visto prima la differenza, scusa Antonella, puoi rimettere la differenza fra l'adottato e l'approvato? Fai vedere l'adottato.
vedete che l'edificio qui dell'ex scuola è indicato con F4, che vuol dire attrezzature di interesse pubblico. Invece, nello stato di progetto, andiamo avanti, è stato inserito nel territorio urbanizzato. Questo è coerente con l'obiettivo dell'alienazione, no? Cioè, se uno vuole alienare l'immobile, va schedato in questo modo, insomma, l'edificio, perché F4 invece indica una volontà opposta all'alienazione, che è il mantenimento, diciamo, di un uso pubblico. Siccome nel piano delle alienazioni l'ufficio giustamente ci ha fatto presente che andava inserito nel B3. Quindi ha ragione Riccardo, questa osservazione riguarda l'edificio. Dopodiché abbiamo capito che ce n'è un'altra che riguarda invece l'area davanti all'edificio, che però non è proprietà del comune, dove sostanzialmente si prende atto di un uso che è quello a parcheggio. Io facevo presente per chiarezza che trattandosi di una proprietà di un soggetto terzo che non è il comune, qui si può prendere, diciamo, atto dell'uso che effettivamente viene fatto di quest'area. Questa previsione non ha carattere espropriativo, non potrebbe avercelo, perché non potremmo ora inserire una previsione espropriativa, mentre ovviamente consente nell'accordo tra le parti qualsiasi cosa, dalla vendita dell'area al convenzionamento. Per usarla appunto come area di parcheggio a scopo pubblico. Ok? Ora magari individuiamo qual è l'osservazione, Riccardo, sul parcheggio, perché la prima osservazione, quella che stiamo vedendo ora, è un'osservazione che riguarda l'edificio. Però già che c'eravamo, almeno si No, guarda una ma volta sola. voglio anche leggere quella lì del parcheggio, perché non ho capito bene. Esattamente, sì, certo. Se è difficoltoso, ci possiamo tornare anche più avanti, Antonella. Sì, no, scusa, si stava facendo una verifica con l'Antonella. Allora, il cambiamento da B3 a I2 è avvenuto attraverso l'osservazione d'ufficio nostra, perché c'era stata segnalata dai lavori pubblici. Ora però quello che dice Graziano mi ha messo un pochino in dubbio, perché I2 nero vuol dire parcheggio esistente, che era No, no. quello che dicevi anche te, Simone. In realtà, siccome Graziano ha detto che il parcheggio è della chiesa, se ho capito bene, e ci parcheggiano le macchine, ma la proprietà è della chiesa, secondo me quell'I2 non può essere nera, ma dovrebbe essere rossa, cioè Ma come parcheggio in progetto. se è esistente, Manola, ed è già aperto all'uso pubblico, può anche essere nera. Non è un Ma non è un problema. Questo parcheggio, è un campo quello lì, è un affare tutto sterato. io non lo so. Ma lo so io, è per quello che prima volevo definire, ma quello lì ha ragione Graziano. È un campo, è sterrato, non è un parcheggio. Poi ci si parcheggia dentro perché ci abbiamo sempre parcheggiato quando si è. Però non è un parcheggio, quindi secondo me va messo rosso. Sì, va messo rosso se c'è l'accordo della proprietà, se non si può. Sì, certo. Appunto. Tantomeno va messo nero, se non c'è l'accordo della proprietà. Se è un parcheggio esistente, uno ne può Ma anche non è prendere. un parcheggio, è un campo. Non lo so, io questo non lo so. Che Lo cos'è? dico io. Beh, Eccolo lì. ora che non sia un parcheggio quello lì. Ma non è un parcheggio, è un campo da calcio, si giocava a calcio una volta. Ma te quello lì lo puoi considerare come ti pare. Anche un campo, se ci parcheggi per 50 anni su un campo che non è un parcheggio, ci parcheggi e diventa così, ma non è un parcheggio. C'è un altro problema, se ne parlava, indicato Roberto giustamente, che noi abbiamo cambiato l'indicazione urbanistica, ma la chiesa, cioè, non ha avuto la possibilità di fare eventuali osservazioni. Scusate, non facciamo una discussione inutile. In nero, I2 nero vuol dire esistente. Quindi non c'è nessuna nuova previsione urbanistica se è nero.
È chiaro che per essere nero bisogna che sia un parcheggio. Ora, siccome il criterio che è stato utilizzato nel fare il piano è lo stato dei luoghi, perché nessuno si è messo a vedere qual era la storia edilizia, no? Dei beni, perché è impossibile, nessuno che fa il piano lo fa così, a vederlo così sembra un parcheggio. Poi Riccardo dice, ma una volta non lo era. Quindi di sicuro nasce come area pertinenziale alla chiesa, no? Adesso è un'area pertinenziale alla chiesa che viene usata come parcheggio, cosa che succede spesso nei nostri borghi e nelle nostre frazioni. Quindi io a metterlo come parcheggio esistente non ci vedo danno, come posso dire, non ce lo vedo un danno a metterci un parcheggio esistente. Scusa Dopodiché, Simone, se la chiesa la chiude? se la chiesa lo chiude, va stabilito se si è formato o no un uso pubblico ultraventennale Vabbè, a ma favore dire che della non si sia collettività. formato? Ma è un problema però non urbanistico, capito che ti voglio dire, Riccardo? L'urbanistica quella. A me, Capito? a Per l'amor vederlo così, di mi Dio, io se ci sembra vedo un una. parcheggio sono ben lieto, eh. Non pensate che io sia contro, anzi, qui è anche utilissimo. Le caratteristiche dell'area sono da parcheggio, no? Certo, Quindi sono d'accordo. per me metterci parcheggio esistente non ci vedo nulla di male. Poi gli aspetti giuridici andranno approfonditi, capito che voglio dire? Però che uno nel disegnare il piano dica parcheggio esistente non ci vedo nulla di male, Ah, ecco, scusate, tutto qua. allora io non capisco il termine che significa parcheggio esistente. Cioè, parcheggio esistente è anche un campo dove per tanto tempo ci hanno parcheggiato le macchine. Però questo non è un campo, eh. No, ma non è un campo perché è diventato così a forza di parcheggiarci. Ti dico, ci si giocava a pallone, ci ho giocato un mucchio di volte Però se ci giocavi a pallone non era un campo, capito che ti voglio dire? Era un'attrezzatura io. quantomeno, Ah, no? sì, giusto. Cioè, come posso dire, in un'attrezzatura ci sta anche il parcheggio. Cioè, come quando dentro un campo sportivo c'è il parcheggio, dentro una scuola c'è il parcheggio. Va Quindi benissimo, mettetelo come vi torna bene, se ci viene un parcheggio siamo ben lieti. ma scusate, ma non si può andare a vedere la storia di questo pezzo di terra? Che sia parcheggio, che sia campo, non l'abbiamo fatto con nulla, però se qui c'è un dubbio del genere, l'ufficio non può vedere cos'era, se era un campo, se era un parcheggio o quel che sia. ma non cambia Avrà una nulla. È destinazione, avrà una destinazione questo pezzo di terra. un terreno. Scusate, ma è piuttosto chiaro, questa nasce come area pertinenziale alla Chiesa, si vede lontano un miglio, va bene? Che ha avuto da pertinenza della Chiesa varie funzioni probabilmente nel corso del tempo e da ultimo ha una funzione a parcheggio, come succede spesso nelle aree di pertinenza delle chiese dei nostri paesi. Ora, può essere più o meno corretto indicarla come col giallo, ma non è un gran problema, insomma, se questo può favorire un elemento di convenzionamento va anche bene, cioè non ci vedo nulla di, come posso dire, di controproducente per nessuno. Non può essere una previsione esproprio, ecco, tant'è che è nero lì due e non è rosso. Fosse esproprio sarebbe un problema. Tutto qua. Quindi, come posso dire, è una discussione la cui utilità pratica, diciamo, è relativa. Non so se mi sono spiegato, eh? Bene, io sono d'accordo a questa lettura dell'I2 nero. Anch'io. Allora vado avanti. Osservazione Io direi di sì. 29. Allora, qui viene chiesto uno spostamento della perimetrazione di un'area, inserendo alcune particelle in un'area B2. Rispetto, se capisco bene, ad un'area che è stata classificata P2 e il ragionamento è l'esistenza o meno di una pertinenza, di un'area pertinenziale. L'istruttore è di non siamo a capezzare un via delle pennelle. L'istruttore è di non accoglimento poiché ad avviso dell'ufficio la richiesta di modifica della partizione spaziale non tiene conto delle indicazioni di natura morfologica
contenute nel piano strutturale. Però allora capisco da questa istruttoria che ho spiegato male l'osservazione, perché allora qui forse il problema non è su una pertinenza, ma è proprio sulla identificazione corretta del fabbricato, cioè secondo l'osservante è un'area che andrebbe classificata B2 e non P2. Quindi scusatemi, ho sbagliato io nell'illustrarla. L'osservazione verte sulla classificazione di quest'area come B2 invece che P2. E in questo contesto si chiede uno spostamento della perimetrazione che tenga conto appunto della caratteristica dell'area in questione. Secondo l'ufficio invece è corretta l'individuazione come area P2. Si va a vedere e si capisce meglio. Allora, questo è lo stato adottato. Andiamo a... Ma allora è parzialmente accolta, chiedo scusa, ufficio. Questo qui, Simone, è l'osservazione, come vuole che si modifichi. Ok, Ah, questa è l'osservazione. è l'osservazione. Ah, ok. Non avendo l'accolta, quindi però in realtà ho detto correttamente all'inizio, cioè un problema di pertinenza, mi pare di capire. L'ufficio ritiene che, diciamo così, la pertinenza corretta sia quella che l'area pertinenziale corretta sia quella che è stata individuata e non la riga, diciamo, più avanti che indica il cittadino. Quindi anticipo forse quella che può essere la domanda di qualche commissario. È chiaro che per valutarlo bisogna magari andarci a vedere un attimo con Google Art, eh? Ecco. A livello catastale, eccolo lì. Quindi vedete la ricostruzione che fa l'ufficio è che queste aree, no, più esterne che il cittadino aveva chiesto di inglobare nella resede siano particelle catastali diverse. Quindi, diciamo, il fabbricato nasce con la resede che si attesta su questa riga che è quella individuata dall'ufficio. Questo è il motivo dell'istruttoria negativa, la storia catastale del bene. Qualcuno vuole intervenire? Nel mentre Graziano ci dice che la proprietà del terreno sotto al sagrato di Montebello è della parrocchia. Si può procedere? No, Riccardo. Voglio capire una cosa. Sì, si può procedere, ma volevo capire una cosa. Cioè, ogni qualvolta una proprietà chiede, magari acquisendo un terreno anche limitrofo alla casa, adiacente, di una particella, che non è la stessa particella come in questo caso. E quello che acquisisci, quel terreno che accanto è agricolo, da qui davanti non se ne ammette uno. Cioè, allora, per dire, in questo caso qui, giustamente, come dice l'assessore Simone Reo, dice non fa parte della particella, quindi è esterno e quindi ecco il motivo del diniego. Quindi se si verifica un'altra osservazione che c'ha la risiede lì e ha acquisito un terreno che poi e accanto alla casa ci si comporta nella stessa maniera. E volevo dire che ci sia uniformità. Volevo spiegarti, Riccardo, che nel caso specifico è questa la diversità, non è un agricolo normale, ma è un'area a tutela. Se leggi la leggenda delle P2, Antonella, per favore. Sì, ho capito, Manola, però Non per gli è altri. un agricolo, il giallino per intendersi, area agricola no, normale. No, no, è agricolo. In che senso agricolo normale? Marco, Non vedi, parchi territorio territoriali e fluviali di interesse locale, non è un agricolo standard, è dentro un parco. I parchi sono stati perimetrati anche nel piano urbano, in località. Ah, è tutto strutturale, un parco quindi questo?
La perimetrazione è nel parco, questa Ah, ecco, perimetrazione che perfetto. te vedi fa parte di un parco, non è un agricolo normale. Poi se vai a vedere su Google vedi un'area, come dire, rurale, no? Però in realtà No, ma non obiettavo questo, eh. come? Volevo dire che mi auguro che tutte dopo, quando se ne troveranno altre, che risiedono in altre cose, ci si comporti nella stessa maniera. No, ma Questo. questo è parco, ecco, annotatela, perché nel caso specifico si tratta Beh, di ma se andare a parco intervenire su una qualcos'altro, parco perimetrazione. dico, parco serio. Scusa Manola, posso parlare io? Perché ho capito quello che ti hai detto a Riccardo, ma forse bisogna fare un passo indietro. Allora, questo Riccardo è un confine, vedi, fra territorio urbano e territorio rurale, ok? La regola è che il confine fra il territorio urbano e il territorio rurale non si può modificare in sede di piano operativo, ok? Salvo che ci siano degli errori macroscopici e in modo molto limitato, no? Cioè, se io ho preso, ti faccio un esempio, il garage di una casa, l'ho diviso in due e ho messo un pezzo nel territorio urbano e un pezzo nel territorio rurale, fortunatamente la legge questo errore consente di correggerlo. Allora, quello che la Manola ti vuol dire è che qui il dato catastale restituisce una lettura della resede che è quella che è stata disegnata. E in più qui c'è un elemento di rigidità ulteriore, che è quello che siamo proprio al confine fra territorio urbano e territorio rurale. Cioè L'ho capito bene. la legge ti consentirebbe una modifica di fronte ad un errore No, ma lo condivido inequivocabile. anche, non è che non Tutto condivida qua. così. Quindi sì, la risposta è che se troveremo dei casi analoghi, il comportamento sarà No, io lo analogo. condivido questo argomento. Siccome leggendo mi era sembrato di vedere casi di dove sarà. Vabbè, comunque dopo vedremo. Può darsi che mi sbagli io. Ecco, Quando se spero li che ci trovi fosse ci uniformità. soffermiamo. Ho capito, quando c'è, l'ho capito bene, Simone, grazie. Altro aspetto, il catasto non è, diciamo, l'unico elemento per valutare una resede, perché nell'esempio che ti facevo prima, se ci sono due particelle catastali e c'è un garage, faccio per dire, costruito a cavallo fra due particelle catastali, è chiaro che l'elemento del catasto non è dirimente. Normalmente il catasto corrisponde, no, diciamo, ad una distinzione di aree, quindi è un elemento di riferimento molto importante. Qui, diciamo, il ragionamento è inverso, no? Cioè è corretta la delimitazione catastale, siamo a confine fra territorio urbano e territorio rurale, non appare un errore, ecco, tale per cui uno dice lo posso modificare. Questo è il ragionamento dell'ufficio. E quindi si tratta ovviamente di mantenerlo fermo per tutte le osservazioni, ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Osservazione. Trentuno, siamo a Camaiore, una parte normativa e quindi l'abbiamo già vista. Credo che qui ci facciano presente che non è individuato un edificio nella cartografia. Vale quello che abbiamo sempre detto, cioè non è rilevante l'individuazione cartografica, è rilevante se l'edificio esiste ed è legittimo, la norma che si applica nella zona. Non possiamo modificare la cartografia del PO perché la cartografia è quella regionale. Ora, poi, questo è Esattamente. l'edificio. Questo sarebbe l'edificio. Sì, Questo. Simone. Vabbè, Sì. quindi è dubitabile anche che esista l'edificio, insomma, però questo non è affar nostro, eh? Va bene? Il famoso comodo. È chiaro perché non è rappresentato. Cioè, non è... Poi, osservazione 32. Si parla di un lotto di terreno individuato come H2. L'osservante dice che non capisce il criterio di questa scelta e perché non sia stata inserita in zona B e quindi chiede l'inserimento in zona B. Poi c'era una richiesta normativa che non riguarda questa fase del lavoro e l'istruttoria è di non accoglimento perché l'area non ha caratteristiche da B ad avviso dell'ufficio.
Questa è l'area in questione. Io non ho capito dov'è quest'area. Siamo in via Roma, a Camaiore, se vedo bene. Ma chiede diverse cose questo osservante. La parte normativa l'abbiamo già vista, Riccardo. Questa qui è la parte cartografica. Aspetta, scusa un attimo. Non si riesce a trovare. Scusate, che dicevi, Simo? No, niente, siamo in attesa che l'Antonella individui su Google Earth l'area. Scusate, perché, no, perché siccome mi cita questi fogli qui, ma non tornano con la... Antonella, andiamoci fisicamente, fra virgolette, nel senso che è facilmente individuabile l'area. Siamo a Malborghetto. Aspetta. In via Roma. La troviamo. Ah, sì, ho capito dov'è, ho capito. Mi ha messo dei catastali che non c'entrano niente. Perché forse c'erano altre richieste di altre cose. Ma non mi cita neanche quella. Esatto, eccola qui, aspettate. Dovrebbe essere questa qua. Aspetta che vi tolgo questo qui. È di fianco al foco. Vabbè, allora, credo di interpretare l'istruttore dell'ufficio in questo modo, che chiaramente se quest'area non è pertinenziale a nessuno di questi edifici, vedete, è un'area completamente vuota, e quindi come tale non ascrivibile al territorio B2. Quindi evidentemente l'ufficio ha verificato che non esiste una natura pertinenziale di quest'area. Ora, non so se i commissari vogliono andarla a vedere con Google Earth o no, io l'ho presente, insomma, però non so se l'avete presente tutti. Vado avanti, presidente, che faccio? Mi ha abbandonato, Jacopo. Ah! Si è scollegato, non so come mai. L'area è questa qui, vedete, intanto? Questa qui. Ah, ho capito. Jacopo è sparito, eh? Ah, riarriva. Ci sei, Jacopo? Sì, non sentivo più nulla, però ho seguito la spiegazione. Ci può andare. Allora vado avanti. Allora 33. 33. Allora, si fa notare che la proprietà inserita all'interno della zona P4, dove si interviene nel rispetto dell'articolo 59, norma che non dà indicazioni sui tipi di intervento ammessi per gli edifici esistenti, e questa però è di carattere normativo. La nostra attività è perimetrata come edifici specializzati con funzioni non agricole. Anche questa è di carattere normativo, si sottolinea che la nostra attività consiste soprattutto nel commercio di legname e pertanto necessita di spazi coperti, eccetera. Ora, per quanto riguarda il punto 1, nel condividere quanto rilevato si propone di modificare la classificazione delle aree in analogia all'accoglimento di altre osservazioni di carattere generale. Quindi intuisco che da P4 siamo passati a P2, Antonella? Esatto, sì.
perché poi la TR31 si era già vista nelle schede norma. Quindi l'errore è quello che conoscete già, insomma, per altre osservazioni, la classificazione corretta è P2 e la classificazione corretta poi restituisce al fabbricato una disciplina, giusto? Sì. Vado avanti. Direi di Ma sì. io non l'ho capita. Quindi che si fa noi? Si cambia la classificazione da P4 a P2 perché Ok. P4 è un errore, è l'errore che abbiamo trovato spesso. Va bene. Poi, osservazione 34. Anche qui vedo che correggiamo la classificazione da P4 a P2. Mentre il punto 1, vabbè, Il punto 1 era la schedatura, ve la ricordate? Quindi chi si impegna? ne abbiamo già Certo. parlato, ok. Quindi niente, mi pare che sia sufficiente perché poi il resto appunto l'abbiamo già visto. Perché parzialmente accolta? Perché c'era l'osservazione riguardava anche altri aspetti sulla classificazione dell'edificio che non era stato accolto, cioè riguardo il punto 3 dello. È il P4 che è stato cambiato con P2. Sì, e quello è l'accoglimento. E Riccardo dice perché parzialmente? Perché non è stata accolta la richiesta di una classificazione diversa, giusto? Esatto. Cioè, questa osservazione l'abbiamo vista anche in sede di classificazione degli edifici, giusto Antonella? Sì. Ok. Poi, osservazione 44. Qui vi posso dire una cosa, sono due le osservazioni, perché è successo che quando avevamo inserito nell'elenco c'erano due osservazioni identiche, sono uguali, sia fatte da questi due signori che sono due parenti, e sono state individuate con un numero solo, ma si guardano tutte e due, ok? Ok, allora loro chiedono. Ah, niente, questa qui, scusatemi, allora intervengo io. Questa qui non ce l'avete perché quando anche questa mi sono accorta. Aspettate, no, è non accorta, va bene, si può guardare questa, scusatemi, va bene, va bene. 44? Sì, va bene, ok, no, perché ce n'era un'altra fatta simile, ma l'ho dovuta levare perché era sbagliata la cartografia. Scusate, ma ce ne sono talmente tante che ogni tanto mi annodo anch'io. Allora, Niente, cara. questa è, diciamo, c'è un istruttore di non accoglimento, si chiedeva che un terreno individuato da due mappali sia riconosciuto come strada bianca, in quanto strada esistente che costituisce accesso alle nuove unità immobiliari in corso di costruzione. L'istruttoria è di non accoglimento perché diciamo, costituirebbe una modifica al piano strutturale, se capisco bene, che non è giustificata, insomma, dallo stato dei luoghi rispetto anche al permesso di costruire di cui si parla, se capisco bene. Quindi andiamola a vedere. Questa è la nuova unità immobiliare in corso di costruzione. Quello è lo stradello di cui si parla, se capisco bene. Vedete, non ci sono le condizioni per inserire quello stradello nell'RBA. Ora, poi chiedo all'ufficio chiarimenti sul punto, per evitare, diciamo, equivoci. Resta il fatto che se lo stradello esistente ha sentito può essere utilizzato, ci mancherebbe, giusto? Il punto è questo, Simone. Il punto è questo, è chiarissimo.
Posso andare avanti? Vado avanti? Ah, ma perché te l'ha aperto dentro il browser? Sì. Allora, osservazione 46. Se volete ve la faccio vedere, è questa qui quella che non ce l'avete perché era sbagliata la cartografia. Se volete si guarda l'osservazione e vi dico la modifica, se no bisogna rivederla quando ho la cartografia modificata. Ditemi voi. Non ce l'hai ancora qui la cartografia modificata, No, Antonella? me l'aveva mandata, ma è sbagliata. E forse allora questo è il caso di rivederla perché siccome riguarda un parcheggio pubblico, forse è il caso. Esatto. Sì, questa magari. Allora la rivediamo quando la cartografia è a posto, va bene? Va bene. Allora, osservazione 48. Allora, qui si dice che c'è un'attività che fa parte di una zona individuata come P2 e si chiede di inserirla in area E2. E niente, la valutazione dell'ufficio è di non accoglimento, nel senso che l'area in cui è collocata questa attività ha le caratteristiche per essere classificata P2. Ovviamente qui la precisazione che va fatta è che nelle aree P2, che sono parchi territoriali e fluviali di interesse locale, ci possono anche essere edifici con destinazioni varie. Vedete, questa è l'area oggetto di osservazione. L'ufficio dice quest'area, a nostro giudizio, vedete, scorre accanto alla lama della torre, è un'area, diciamo, con caratteristiche da P2 come è stata classificata. Chiaramente il P2 contiene anche una norma per gli edifici che ne fanno parte, Perché lì c'è scritto P4? eh? Perché c'è il solito errore, Ah, Riccardo, scusa. che c'è su tutto il piano. Cioè, Ok. lì l'ha spiegato Fabrizio, no? C'è stato un problema di sovrapposizione. Ah, anche lì, ecco, no, mi ricordavo sulle piccole, anche, vabbè, No, anche ok. lì. No, non c'è Sì, ovunque. la cartografia, Riccardo, l'abbiamo corretta, insomma, in fase adesso. Grazie. Poi, osservazione 53. Si chiede che un'area che era stata inserita in zona E2 sia inserita in zona B2 perché rappresenta il giardino di una casa. Ah no, perché rappresenta è il giardino di una casa confinante, cioè insomma, praticamente è stata una resede di una casa è stata attribuita a un proprietario diverso, se capisco bene. E vabbè, quindi è chiaro che è stata accolta. È così. Andiamo a vedere, la vorrei vedere questa qui. No, vediamola, certamente. No, intanto chiedo all'ufficio se ho interpretato bene la sintesi. Cioè, ma chi la chiede? Quale casa la chiede? Questa qui piccolina? Allora, se capisco bene dai movimenti della freccia che fa l'Antonella, il fabbricato è questo. L'area in questione è quella gialla e immagino che catastalmente si sia verificato che il proprietario è il solito. Ma la particella è uguale, è la stessa o un'altra particella? Andiamo a vedere. Eccola lì. Vedi Riccardo, praticamente vedi che c'è una.
lo vedi il marciapiede esterno della casa, se lo interpreto bene, fa parte di questa particella che quindi è la residenza della casa, insomma. Ah, Ok? giusto. Va bene? Sì, giusto. Poi, osservazione 54. Si chiede di togliere il lotto pertinenziale al fabbricato dal parco territoriale e inserirlo in RB. Anche qui accoglimento pieno, quindi anche qui si tratta di un'area pertinenziale a un fabbricato che viene riconosciuta come tale. Andiamola a vedere. Qual è l'area, Antonella? Quella, questa è l'adozione, se capisco bene. E questa è l'approvazione. Magari anche qui andiamo a vedere su Google e anche il catasto, insomma, queste cose qui. Quindi l'area è questa qui. Il fabbricato è quello più sotto, questo. Ora vedete, questo è un caso un po' diverso da quelli che abbiamo visto fino ad ora, nel senso che qui in realtà c'è una divisione catastale fra, diciamo così, il fabbricato e l'area. Quindi qui, diciamo, se ci si può andare con l'omino, cerchiamo di capire guardando i luoghi, insomma, le Questo è un cose. caso analogo a quello di prima. La previsione qual è? Cioè, l'adottate e l'accolto, l'approvato. Ho visto la differenza fra i due, ma. Sì, qui c'è una differenza, Riccardo, rispetto a Siamo un prima. territorio urbanizzato qui, no? Esatto, Riccardo, la differenza rispetto a prima, poi l'ufficio potrà confermarlo, è che mentre prima eravamo al confine fra territorio urbano e territorio rurale, qui siamo interni al territorio rurale, ok? Quindi questa linea fra l'RBA, che è territorio rurale, e l'area celeste, che è l'area, diciamo, P2, per capirsi. Questa linea è modificabile senza problemi, perché non è il confine fra territorio urbano e territorio rurale. Quindi qui, diciamo, c'è maggiore libertà di manovra. Detto questo, ovviamente la libertà di manovra si giustifica se si ritiene che quest'area possa avere una funzione pertinenziale, eh? Se no, altrimenti no. Però questa è una differenza rispetto al caso di prima che va sottolineata. Però mi dovete spiegare la funzione, qui l'ho Sì, capito. infatti, no, questo è corretto. E non so se ci può essere qualche immagine fotografica, qui siamo in una zona un po' particolare che ci aiuta. Io l'unica cosa che ho notato dalla foto di prima è che vedete è un'area. Poi dove ci troviamo? Ci si va con l'omino, Antonella, su questa strada? Ci si riesce a vedere? Aspettate, ora ci vado un attimino. Vicino a chi la falegnameria. Tenete presente che bisogna valutare l'aspetto della pertinenza e l'aspetto della classificazione, no? Cioè, perché lì era Io voglio classificato. capire la pertinenza della casa, e ce l'ha già la pertinenza, è un terreno aggiuntivo alla casa. Sì, però la cosa che ti dicevo io, Riccardo, è che va viste due cose. Una è l'aspetto di cui stiamo parlando ora, l'altro è che noi l'abbiamo inserita in P2, no? P2 vuol dire area di parco fluviale, ok? Quindi va vista anche qual è la classificazione corretta, di quest'area qui. Andiamola a vedere. È quella laggiù? Quella lì, come vedi, qua giù in fondo. Questo è Scusa, l'edificio. è Questo ridosso è di una. l'edificio. Sì. Questo qui è l'edificio, sì.
Quindi scusa, torna un po' sulla carta generale, Antonella. Aspetta, qui, vado qua. Qui. Ecco, da avvicinati un po' dall'alto, cerchiamo di capirla. E qui è un caso borderline, dai, questa è la verità, nel senso che qui, secondo me, quest'area in sé di fluviale c'ha poco, di parco fluviale c'ha poco. Dopodiché, se ha o no una funzione pertinenziale della casa è discutibile, diciamo, no? Diciamo che vedete c'è un fabbricato accanto dove la pertinenza più o meno si attesta alla stessa altezza. Non so, Manola, vuoi aggiungere qualcosa? Oh, no, no. Non capisco però, onestamente sono spiazzato io, dal ragionamento precedente ora, al di là del qui, non c'entra nulla quello. No, allora, Riccardo, qui non siamo a confine fra territorio urbano e territorio Ho rurale, capito, ho capito. quindi la libertà di valutazione è maggiore. Qui si tratta di capire se questa area, no, che è a ridosso dell'edificio, questo è un dato oggettivo, ha una caratteristica È più di poco. un altro campo questo, è un'altra acquisito dopo. Sì, ma non è che, scusami, non è che l'aspetto catastale sia l'unico elemento, da valutare, è uno degli elementi, quindi Sì, ma io lo ma per capirlo io, che pertinenziale può essere? Ah, qui sono tutti pertinenziali. Se acquisti questo terreno qui davanti, è pertinenziale anche quello. No, A questo. allora, Scusa, Simone. Se avesse acquistato il terreno lungo la via provinciale, questo qui davanti, è pertinenziale nella stessa maniera in cui è pertinenziale questo? no, dicevo questo, che No. un'area pertinenziale è un'area vicina al fabbricato, no? Capito? Sì. Che può, diciamo, svolgere una funzione pertinenziale al fabbricato stesso. Ora, Sì. come dici te, qui la storia catastale fa capire che quest'area sicuramente non nasce come area pertinenziale. Si tratta di Solo. capire, se lo è diventato o no, e qui è un problema di interpretazione, diciamo, della foto. E al tempo stesso, mi corregga l'ufficio se sbaglio, al tempo stesso dobbiamo anche capire se la classificazione P2 che gli è stata data è corretta. P2 vuol dire area di pertinenza fluviale. Giusto, Manola? Tenete conto che, appunto, questo è l'altro aspetto che va valutato. Che Possiamo vi devo. ritornare sul piano operativo, perché voglio vedere se c'è la perimetrazione che dicevo prima. Sì. Allora è nel parco. Perimetrazione. Ma non è a confine col territorio urbanizzato, Manola, siamo nell'area rurale. E questa è la differenza rispetto a prima. Il che non toglie che vada fatta una valutazione con meno, diciamo, elementi di rigidità nella possibilità Ragazzi, di. ma l'uso è uguale, No, no, Riccardo, ma io do tutti gli elementi, poi. Vedi qui, Riccardo, la valutazione che è stata fatta si vede visivamente. È stato tolto il dente, tornate sull'adottato. si toglieva anche di là il dente. È per Ecco. quello che ti dico, allora accogliamo anche quella Oh, ma capito? non è uguale. Scusami, Riccardo, abbi pazienza. Questo è un fatto tecnico. Qui non siamo al confine fra il territorio rurale e il territorio urbanizzato. Quindi la libertà valutativa dell'ufficio è diversa. Di là o c'è un errore inequivocabile o non si può correggere per legge. Qui invece ci si può spingere dentro una valutazione più discrezionale. È una differenza di legge, non è Sì. che, No, no. capito? Ora, Sì, te dici, assolutamente ragionamento. secondo me, per una, diciamo, secondo me, diciamo, pur nella differenza ci vedo un'equivalenza, per cui. È lo scopo, no? Io ti dico, se questo comprava questo terreno qui davanti, no? Il 69.0, anche questo diventava pertinenziale, no? Te dici qui 69. luce, però io non lo so, vabbè, comunque va bene, io ok.
Cioè io onestamente vedo soltanto che accanto c'è un edificio, no, Riccardo, È che fa vero, quello l'emergenza, è vero. quindi come ti posso dire, non, io non ci vedo nulla di che, ecco, No, non... No, ma io sono per darlo sia lì che là, non è che sono ma di contro. là non si può per legge, capito? È questa la differenza, ecco, cioè tutto qua, qui si può, di là no, ecco, tutto qui, di là c'è proprio un errore macroscopico. E puoi correggere un pochino. Qui invece, diciamo, c'è un elemento di discrezionalità che poi va esercitato con attenzione, ma c'è tutto qua. Questa è la differenza. Perché l'area RBA è nel territorio rurale, capito? Questa è la differenza. Non lo so, io. Io avrei piacere di far vedere questi casi a Cinquini, se la commissione è d'accordo. Glieli sottopongo e poi insomma facciamo un approfondimento istruttorio se siete d'accordo. Essere sicuri, insomma. Ma essere sicuri che si possa, Manola? Ah, Sì, certo. questo ci mancherebbe. Io credo di sì, Manola. Ora tu giustamente ti fai uno scrupolo, ma perché qui RBA siamo nel territorio rurale, giusto? Sì. E quindi è un Rurale. Ma non confine. è il discorso, non è, io faccio il discorso se si può ridurre la perimetrazione del parco fluviale, perché Perché il no? parco fluviale dovrebbe, ora non me lo ricordo, è per questo che chiedevo alla commissione la possibilità di fare un approfondimento, dovrebbe essere stata individuata nel PS, perché anche nell'istruttoria lo diciamo, tenendo conto delle indicazioni. Allora Riccardo pone una questione No, corretta. allora, chiaramente se è un confine da piano strutturale è finita la Capito? discussione. Cioè, a quell'altra non sei accolta con la stessa modificazione, se non sbaglio. E Sì, la allora va differenza, tutto. Manola, la differenza rispetto a prima è che prima era un confine anche col territorio urbanizzato. Questa è la differenza. Non è la. La doppia circostanza, parco, territorio urbanizzato. Qui siamo parco, territorio Sì, rurale. Rurale. è Sì, vero, sono vabbè. d'accordo. Cambia poco, eh. No, cambia, però approfondiamolo, ci mancherebbe altro. Approfondiamo per sicurezza per tutti, insomma. Ok, allora segniamoci che su questo c'è un approfondimento. Poi, osservazione 55. Si tratta di un'area nella quale c'è una previsione F1, quindi pubblica, e l'osservante dice: guardate, c'è un pezzo della mia proprietà interessato da questa previsione che è funzionalmente collegata appunto all'abitazione, cioè è stata inserita, diciamo, in questa previsione F1 una parte da considerarsi pertinenziale all'abitazione. L'istruttoria sarebbe di accoglimento, andiamola a vedere. Allora, qual è il fabbricato? Manuela, faccelo vedere. Scusa, Antonella, faccelo vedere. È questo. Non ho capito io. Torniamo indietro, torniamo indietro. Fermiamoci qui. Vedi Riccardo, nell'F1, che è una previsione di verde pubblico, c'è dentro un fabbricato, lo vedi? L'osservante dice: ma avete infilato in una previsione di verde pubblico il fabbricato con la relativa pertinenza. Togliete il fabbricato e la relativa pertinenza dalla previsione di verde pubblico. Andiamo all'approvato. Il fabbricato che è un immobile abitativo? Che cos'è questo fabbricato qui? Non ho capito. Andiamo a vederlo con Google Art, almeno lo vediamo.
Allora, se capisco bene, mi corregga l'ufficio se sbaglio, mi raccomando, che non voglio dire delle cose sbagliate. Allora, il fabbricato principale è questo qui. No, non è quello secondo me. Il fabbricato principale è questo qui, che è il fabbricato ad uso abitativo. Poi, davanti a questo fabbricato ad uso abitativo c'è una pertinenza, che è questo edificio più piccolo, che dovrebbe essere un garage o qualcosa del genere. E qui c'è il giardino della casa. Quindi, sostanzialmente, l'osservante dice: ma avete messo il giardino della casa in una previsione a esproprio pubblico, vi chiederei di toglierlo. Questa mi pare sia il senso dell'osservazione. Se possiamo tornare sulla previsione di Io piano. voglio però dire una cosa, perché ora Aspetta, ti. aspetta un attimo, poi dopo se ne. Cioè, siamo qui. Vedete? Questa, no, però torniamo sull'adottato. Vedete, questo è il fabbricato, questo qui, diciamo, nel giallo a confine col verde di cui si parla prima, di cui si parlava prima. Questo è, se capisco bene, è l'edificio pertinenziale del fabbricato che è nel giallo. Cittadino ci dice: avete messo il fabbricato pertinenziale e il giardino della casa nella previsione F1. Levatemi, c'era. E niente, l'istruttore è di accoglimento perché l'istruttore ha verificato che effettivamente questa è un'area pertinenziale alla casa. Ecco, tutto qua. Scusate, questa qui non è uguale a quella di Lido. Assolutamente no. Qui Perché? siamo nel territorio No, la urbanizzato. logica dico. No, no, completamente diversa. Qui siamo nel territorio urbanizzato. Perché a Lido no? Dove? Dico della Villa degli Oleandri. Ah, sì, certamente qui va individuata, è uguale, la logica è uguale, va individuata qual è l'area di pertinenza dell'edificio. Spiegatemelo qual è l'area di pertinenza. Secondo l'ufficio, andiamo giù, l'area di pertinenza dell'edificio è questa qua, cioè questo fabbricato secondario che penso sia un garage o qualcosa del genere, che è inserito in questo giardino. Ora, qui si può andare a vedere diciamo, l'aspetto delle proprietà e l'aspetto dell'inserimento delle fotografie, come posso dire, su Google Art. Sì, la logica è quella, è vero, sì, non avevo capito, Riccardo, è quella lì, sì, uguale. Appunto, e quindi. Quindi vedi che l'ufficio ha ritenuto che questa, lo vedi quest'area qui? Ci ha ritenuto che tutta quest'area invece sia di pertinenza. Eh sì, è lo stesso proprietario del fabbricato, c'è un garage e c'è il giardino. Oh, non ti sentiamo, Riccardo. Sì, ha senso arrivare fino in fondo, allora se l'altro. Cioè, quello che voglio dire io, la pertinenza arriva fino a un certo punto. E lo vedi che è stata individuata uguale al catasto perché in questo caso c'è una coincidenza fisica col catasto, cioè lo vedi che il giardino è delimitato da questa siepe. Lo vedo bene, è le spiegazioni che sono differenti. Ora volevo sentire anche come la pensano gli altri, Rugani, Qual è Menichetti. la spiegazione differente? Scusa, Riccardo. Com'era stata data prima e come è stata data ora? Ma non è paragonabile questa qui con la Villa degli Oleandri, non c'entra un. No, Scusami. è la logica uguale, non cambia di una virgola. No, non è uguale la logica perché qui c'è una divisione fisica molto più netta e marcata e riconoscibile, non c'è proprio paragone. Comunque, No, Simone, hai detto, sono punti di vista, vai, diciamo così, prego. il mio ragionamento vale, il tuo vale, anche il tuo. Si applicano due pesi, due misure, però va bene. Ora voglio sentire come la pensano gli altri commissari. Non si applicano due pesi e due misure. Però comunque andiamo Come avanti con la no, discussione. dai, Simone. Ora, se no, non sono mica stupido. Ti sembra che questo sia uguale a Villa degli Oleandri? Sembra Abbiamo la logica due uguale, deve visioni essere territoriali uguale la diverse. logica. Andiamo avanti, Ecco andiamo perché io avanti. dico all'inizio che si usi un criterio, non un criterio per alcuni sì e per alcuni no. Andiamo avanti.
No, voglio sentire come la pensano gli altri. Come andiamo avanti? No, andiamo avanti con la discussione, mica ci mancherebbe. Vogliono intervenire, Riccardo? Qualcuno vuole Ah, intervenire? scusami, scusatemi, scusate. No, volevo sentire come la pensavate voi, no? Va Grazie, si è bene, sbagliata la mia posizione. qualcuno vuole intervenire? No, io anch'io facevo una riflessione. Se la profondità della risede non è tanta, allora sulla scorta di quello che ci siamo dati prima, se non è eccessiva la profondità in un'ottica di fare un parco pubblico, non è meglio prevedere di valorizzare la prospettiva di fare un parco pubblico, visto che l'area lì si pone, no? Anche in un contesto ambientale dove viene ricavato, no? Se non è tanta la risede data come pertinenza della pertinenza, no? Perché in questo caso la pertinenza non sarebbe della fabbricato, ma sarebbe la pertinenza della fabbricato principale. Era questa la riflessione che probabilmente voleva fare Riccardo. No, ma scusatemi, poi la commissione decida quello che vuole, ci mancherebbe. Però vi faccio presente che su Villa degli Oleandri, che non era minimamente paragonabile a questo caso, ma questa è la mia opinione, avete deciso come commissari all'unanimità di attestare, no, la divisione fra, diciamo, la previsione pubblica e l'area pertinenziale sul limite catastale, va bene? Quindi io vi faccio semplicemente presente che se utilizzate lo stesso criterio, in questo caso l'istruttoria dell'ufficio va nel criterio che avete utilizzato prima. Dopodiché, che avete utilizzato voi come istruttoria. Era un rafforzativo della Ah, bontà di quello che ma abbiamo quello detto che ho prima. anche voi, Simone, forse non hai capito quello che ti volevo dire. Prima l'hai illustrata diversamente. La Conclusioni stessa possono essere le tue, Riccardo. cosa, prima l'hai illustrata in maniera totalmente differente rispetto a No, ora, hai ma capito? guardate, se voi pensate che Io questa sono situazione, favorevole se voi al conto. pensate che questa situazione sia paragonabile, va Ma non bene, è para... alla Villa Ma degli l'hai detto Oleandri, ora che è uguale, che abbiamo. Ma no, l'hai non è detto assolutamente paragonabile. Dopodiché io rispetto la vostra opinione, ma non è paragonabile. Cosa Osservo Simone? che se voleste usare lo stesso criterio, l'istruttore Ma dell'ufficio. certo che lo vogliamo usare, è te che l'hai illustrata in maniera differente l'una dall'altra, non è il criterio, noi il Ma criterio lo scusa, metto. scusa, Ora scusa noi Riccardo, ci siamo ma fatti al bene. io è una cosa. Ma scusa Scusami. Riccardo, ma l'assessore, no, che sono io, possa avere la mia opinione? La mia opinione è che questa situazione non è minimamente paragonabile come Uguale, stato dei luoghi non cambia di a una quella di virgola, Roma, va bene? non Questa è la mia cambia opinione. di una virgola, è la particella catastale uguale identica, mentre No, ma... prima te contestavi il fatto della particella catastale, ora sposi la particella catastale. Posso Quindi parlare? la dovevi sposare anche prima, è quello che volevo dire. Posso Io sono parlare? favorevole alla pertinenza Posso così, però dovevi parlare? esserlo anche prima, Posso punto. parlare? Posso parlare? Allora, la mia opinione, che mantengo ferma, è che il catasto sia uno degli elementi di valutazione, ma che per valutare una pertinenza di un edificio, accanto all'elemento del catasto vada osservato lo stato dei luoghi. Questa è la mia opinione, ma è, come posso dire, un criterio comune di riferimento. Va bene? Allora, la mia opinione è che qui la divisione catastale è, come dire, in linea con una chiara divisione anche dello stato dei luoghi, perché si vede benissimo che c'è anche un confine fisico che distingue in modo netto un'area dall'altra. Anche prima, c'era la Secondo recinzione. me, no, secondo me prima non era la stessa C'era la cosa. recinzione, Tant'è che il vialetto e il parcheggio delle auto si attestava prima. C'era Dopodiché, la recinzione, Simone. la commissione ha valutato all'unanimità una cosa diversa e io ne prendo atto. Secondo me non sono due situazioni paragonabili. Faccio solo presente che se voleste usare lo stesso criterio che è stato usato in Via del Fortino, in questo caso non c'è questione, perché in questo caso l'ufficio ha usato il criterio che la commissione ha già indicato in Via del Fortino. Il Posso fatto che parlare?
No, ma io dico solo questo. Dopodiché. Io voglio dire qualcosa, eh? In fondo, Sì, quando è finito te c'è parlo io. di altro. Allora io dico che noi, io parlo per me perché io non ho sentito nella Michela, nel Jacopo, negli Iacomini. Io sono nell'utilizzare lo stesso criterio. Io ho posto il problema opposto a quello che dici te, che mentre prima te hai fatto presente che non, la particella catastale non era elemento essenziale, era lo stato dei luoghi. Anche questo ha lo stesso stato dei luoghi, ha la stessa particella catastale. Quindi io vado dietro la particella catastale, sono favorevole sia qui che laggiù. Però hai rappresentato in maniera differente due cose uguali per il mio punto di vista, perché tutte e due avevano la stessa particella catastale, in una maniera la volevi smezzare, quindi no, ecco, tutto lì. Io sono favorevole a che faccia parte tutta della reset di questa Vabbè, cosa. Riccardo, abbiamo capito qual è la posizione. Io la mia, la posso dire, ma è equivalente a quella dell'ufficio. In questo caso qui, secondo me, non c'è. Anche per noi, io ti volevo chiedere, si può andare via, che ci avevo un appuntamento, per Però favore. ora parlano tutti prima. Sì, dopo, quando hanno parlato tutti. Esauriamo la discussione su questo. Io ripeto, su questo non ho dubbio. Sono convinto, questo sì, e non soltanto per ragioni di interesse pubblico, ma anche banalmente per disegno urbano, per aggiornamento catastale, per diverse cose, che non sia possibile né applicabile ovunque un unico criterio, come nel caso del catasto, alle scelte che dobbiamo fare. Questo non è pensabile. Non è pensabile perché la realtà poi ci smentisce spesso, quindi stiamo attenti. Anche il disegno urbano, anche su questo stiamoci attenti, perché fin tanto che siamo nei territori omogenei e i limiti delle sedi che individuiamo ricadono omogeneamente col catasto, allora è un conto. Quando invece ci sono confini anche di natura urbanistica da dover modificare, poi il catasto non ci basta più, può non bastarci più. Quindi stiamo attenti a far temerari sui criteri, perché poi dopo possono essere delle condizioni che non ci soddisfano fino in fondo. C'è qualcuno che chiede la parola? Jacopo, Michele, sì. io sono d'accordo col mantenimento della particella, siccome mi sembra una cosa simile anche a me, forse boh, la interpreto male anch'io, mi auguro che poi l'ufficio vada a dia parere favorevole anche al mantenimento di quella di sotto. Bene, c'è qualcun altro che interviene? No. Va bene, quindi è accolta, cioè il parere è allineato a quello dell'ufficio. Siamo all'osservazione numero Posso 50. andare via, Iaco? Sì, ho capito, 55 discussa. A questo punto ci si aggiorna a 45 mercoledì. minuti, tanto. Sì, va bene, ci si può aggiornare a mercoledì se siamo d'accordo alle 3. Certo, sono d'accordo. Ok, Alle ciao. 14:30, Mercoledì. scusate, Scusate, avete ma detto le sono 14:30 mercoledì. le 3 e mezza. Ah sì, hai ragione. Vabbè, io entro alle 3, ragazzi. No, Ah, io io... se la volete fare No, alle 3 no, per me va va bene. bene, perché l'altra volta Simone disse, ha detto alle 14:30, se però la Michela non c'è, se No, vuol dire ma anche c'è le 15. aspetta un po', Riccardo, c'era un problema in uscita, siccome. Sì, no, ma infatti io diceva Ma Simone dai. dalle 14:30 alle 16:30, se non mi sbaglio. Appunto, Un perché quarto alle dobbiamo. 3 vedo di entrare, dai. Va bene, allora. Si può chiudere la trasmissione, eh? Sì. Chiudete la registrazione Tranquillo confermando Simone. le 14:30.